interessa perché un suo fondo di investimenti che ha messo un piccolo 5-8 centinaia di euro. Con quali Ce vorremmo l'abbiamo fare fatta. un'iniziativa? Poi ci Andiamo possiamo quando. iniziare il secondo appuntamento con il professor Cingolani del laboratorio del Basso dei Geni Mutanti. Vedremo quindi di continuare il discorso fatto ieri sugli umanoidi e come, ad esempio, la robotica e l'intelligenza artificiale si sono evolute, prendendo anche spunto da come si è evoluto, diciamo, l'uomo o comunque gli animali, diciamo, nell'ambito naturale, biologico. Buon ascolto. Allora, Dunque, ieri eravamo partiti da queste immagini, anzi, abbiamo concluso con queste immagini delle spugne che erano state modificate. Ok, abbiamo concluso con l'immagine della spugna modificata che separava componente oleosa da componente acquosa. Si può fare anche con si può anche cambiare l'affinità chimica del materiale consentendo di separare metalli pesanti dall'acqua, per esempio, cose di questo tipo. E poi ci eravamo salutati poco prima di parlare di questo settore. È un settore molto grosso perché, diciamo, adesso se la pensate dal punto di vista non solo scientifico ma anche del mercato, una delle cose che in questo momento attira molto l'attenzione sia degli investitori che della comunità scientifica è il fatto di riuscire a fare una diagnosi estremamente precoce a livello di detection, con la sensibilità di detection di un singolo bioevento, quindi una singola molecola che muta, un singolo evento di bioriconoscimento, cose di questo tipo. Allora, vi faccio vedere uno dei percorsi, ci sono tante possibilità. Questo è uno, diciamo, che è un percorso che è stato sviluppato. Si parte da un'idea molto innovativa, ma diciamo di base. Questa, vedete, è una cover che è andata su National Technology 2 o 3 anni fa del nostro gruppo, e questa è un po' l'anima del dispositivo di rivelazione. Allora, guardate, questa è un'antenna, è una punta che ha un raggio di curvatura di 5 nanometri sulla sommità, fatta con tecniche tipo ion beam writing o electron beam lithography. E questa nanoantenna, che è metallica, vedete, siede su una struttura periodica fatta di vuoti ripieni. Dunque, questa struttura che vedete qui, una struttura periodica di vuoti ripieni, viene chiamata photonic band gap. È sostanzialmente un mezzo complicato per governare la diffrazione, in modo tale che grazie alla variazione di indice di diffrazione fra il vuoto e il pieno si può disegnare una struttura periodica che funziona come una lente. Insomma, la sostanza è, invece di fare una lente di vetro, voi fate un oggetto molto piccolo con dei forellini periodici. Disegnate questa cosa in maniera opportuna, conoscendo l'elettrodinamica, quindi quello che conta è la dimensione del foro, la dimensione del pieno e la periodicità e anche la simmetria, e questo oggetto ben progettato funziona come una lente. È una lente però che ha delle caratteristiche molto particolari, no? Dal punto di vista morfologico. Questo che vedete diventa in realtà la punta di un microscopio a forza atomica, credo conoscete tutti, la punta, quindi questa punta di metallo. E siccome la struttura di base della punta, vedete, funziona da lente, se io, diciamo, mando un laser sulla punta dell'FM, questa lente, questa photonic band gap, focalizza il laser sulla puntina di 5 nanometri. È un'ottica che non sarebbe possibile, ovviamente, in condizioni normali, con lenti convenzionali. Allora, cosa fa questo oggetto? Funziona come un microscopio a forza atomica, quindi è in grado di, diciamo, di fare della morfologia, della topologia, di misurare la forma, la dimensione, la durezza, eccetera, di un oggetto. Però, essendo in grado di focalizzare il laser sulla punta di 5 nanometri, io posso in questo punto fare una misura di tipo spettroscopico, una misura per esempio di effetto Raman, quindi studiare la composizione chimica della molecola, dell'oggetto che studio. Ma essendo questo affare un metallo, e quindi finendo con una dimensione dell'ordine di 5 nanometri, ha un effetto cosiddetto plasmonico enorme. Sapete tutti cos'è un plasmone? Il silenzio è assenso o è dissenso?
Non sapete cos'è il plasmone, ok. Allora, cosa succede quando, voi avete un oggetto di metallo molto piccolo, molto molto piccolo, quindi pochi nanometri? C'è una distribuzione di cariche in questo oggetto piccolo, e se l'oggetto viene perturbato da qualsiasi cosa, da un campo elettromagnetico, da un'altra distribuzione di cariche, le cariche che sono sulla punta in qualche maniera risentono di un effetto elettrostatico molto più grande di quello che voi avreste su un oggetto infinito. Il motivo per cui questa risposta al campo elettrico qui, su questa punta di metallo, è molto più grande, è analogo a quello del parafulmine, no? Una punta tende ad accumulare il campo elettrostatico, anche quello elettrodinamico, e quindi avere una reazione molto più forte alle variazioni di campo esterno. In buona sostanza, questa antenna è un'antenna particolarmente sensibile, e quindi succede che in questo punto, essendo tutto il laser concentrato in un punto metallico di 5 nanometri, la sezione d'urto dell'effetto Raman diventa 6-7 ordini di grandezza più alta che nel materiale infinito. Il che vuol dire che se io devo fare una misura Raman con uno spettroscopio, uno spettrometro, di quelli che avete in laboratorio, per misurare la composizione chimica di un composto, se lo faccio con un laser su un liquido vedo certi segnali. Se però uso questo sistema, questa nanoantenna su cui focalizzo il laser, e quella la uso per simultaneamente, no, generare l'effetto plasmonico e aumentare la sezione d'urto, io nel punto di 5 nanometri ho una sensibilità che è 1 milione di volte, 10 milioni di volte superiore a quella che avrei nel sistema infinito. E quindi virtualmente riesco ad andare a studiare una singola molecola, perché la sensibilità che ho, grazie all'effetto plasmonico, è molto più alta. C'è tutta una serie di esperimenti che si fanno con queste tecniche, proprio perché grazie all'altissima sensibilità che dipende da questa tecnologia di nanofabbricazione, posso combinare la capacità morfologica e la capacità di analisi chimica in quel punto, avendo una sensibilità di singola molecola. Per darvi un'idea, questo è proprio il dispositivo finale, vedete, questa è la lente, questa è la nanopunta, il raggio di curvatura è 5 nanometri, e con un oggetto del genere uno può fare simultaneamente una misura di tipo microscopio a forza atomica, quindi morfologica. Se guardate qui, vedete, questo è un oggetto di silicio, è un blocchetto di silicio di circa 7-8 nanometri, e qui vedete il suo profilo, e qui vedete simultaneamente la sua immagine Raman. L'immagine Raman misura la vibrazione, quindi io misuro i fononi del materiale, e quindi si vede che dove c'è un po' di materiale, questo oggetto piccolo piccolo, ci sono anche i fononi caratteristici del materiale. Tenete conto che con una punta di 5 nanometri andate a misurare un oggetto di 10 nanometri e lo vedete chimicamente e morfologicamente. Ok? Alla fine il messaggio è questo, con una risoluzione di, diciamo, 5-10 nanometri. A questo punto avete un oggetto che vi consente di misurare una singola molecola, chimicamente e morfologicamente. Passo successivo è: che ce ne facciamo? Allora, la risposta è ovvia. Io vorrei, ho un sogno, diciamo, io sputo oppure alito su una provetta, e se c'è un marcatore, uno, di una malattia che non dovrebbe esserci, io la devo vedere. Allora, oggi, quando noi ci facciamo l'esame del sangue, ci facciamo un'analisi di tipo biochimico, avendo delle sensibilità alte ma non altissime, sostanzialmente riusciamo a vedere determinati marcatori, determinate patologie, solo quando c'è una densità per unità di volume sufficientemente alta di questi marcatori, il che vuol dire che in qualche maniera la malattia non è proprio nella fase early stage, è un po' avanzata. Anzi, i medici dicono che quando c'è della roba nel sangue vuol dire che è ben cresciuta, no? Ok. Allora uno dovrebbe andare nella direzione opposta. Se c'è una molecola, se c'è una cellula malata e c'è una molecola, non so, modificata, io la devo vedere quando è la prima, la seconda, la terza, non quando ce ne sono tantissime. E quindi la prima cosa che mi serve è un'altissima sensibilità per studiare chimicamente e topologicamente la molecola. La seconda però è come la becco, cioè come la immobilizzo, perché se io alito sul vetrino, poi non è che posso fare con una punta di 5 nanometri millimetri, perché è come fare migliaia di chilometri a piedi, no? La probabilità di trovare quella molecola in un'area di qualche millimetro quadrato è tale che ci vogliono 10 alla 20 anni, è proprio un conticino, cioè, è molto semplice, l'ago nel pagliaio, no? Quindi devo riuscire in qualche maniera a immobilizzare la molecola dove mi serve, ammesso che ci sia la mutazione, quello che è, e
una volta che l'ho immobilizzata con la precisione opportuna, lì la vado a beccare col mio sistema per leggerla. E qui servono altre idee. Questo è stato il secondo lavoro sequenziale che abbiamo fatto su questa cosa. È una roba molto particolare, si chiama rompere il limite di diffusione con delle superfici super idrofobiche. È un titolo molto altisonante, ma l'idea è banale ed è ispirata alle famose foglie del loto, che sicuramente conoscete tutti. Cioè si fanno delle superfici super idrofobiche per un motivo molto particolare. Allora, se voi prendete la foglia del loto, che è una foglia su cui l'acqua non ama stare, no? quando piove, siccome la superficie è super idrofobica, l'acqua forma delle goccioline perfettamente sferiche che minimizzano il contatto sulla superficie, in modo tale, avendo bassissima affinità chimica, da rotolare via. E rotolando via puliscono la foglia. No? Questo è un concetto che la natura ha sviluppato per conto suo, per altri motivi. La topologia della foglia del loto è simile a questa. C'è una micro e una nano rugosità sovraimposte che la natura in qualche modo ha sviluppato. Allora noi facciamo una superficie super idrofobica, che è una foglia di loto particolarmente efficace, molto piccola. E vedete al centro, qui, c'è la nostra puntina metallica. Ora, immaginate di prendere un litro di acqua, di metterci dentro il campione, diciamo, sputate un litro di acqua, fate una soluzione attomolare. Quindi se c'è una molecola in questo litro si dissolve e poi mettete delle gocce di pochi microlitri su questa superficie. Queste gocce cosa fanno? Non amano stare su questa superficie, quindi formano delle sfere e che cosa faranno? Si andranno a sedere sulla punta, perché è l'unico posto dove l'idrofobicità non è così elevata. Quindi, in qualche maniera, voi andate a posizionare automaticamente la goccia molto piccola su quella punta di 5 nanometri, che è già un bel risultato, perché la cosa avviene istantaneamente. Cosa fa questa goccia, essendo una goccia molto, molto piccola? Evapora nell'arco di qualche decina di secondi, ma evapora secondo una trasformazione autosimilare, cioè mantiene il punto di contatto nel punto di più alta idrofilicità. E quindi fa questo, no? Evapora, e alla fine, quando è evaporata tutta, se dentro c'era una molecola, la molecola l'abbiamo piazzata con una precisione di 5 nanometri sulla punta. Ok? Questa cosa richiede un minuto e mezzo, contro i 10 alla 20 anni se avessimo voluto fare il contrario, andare noi con la punta a beccare la molecola. A questo punto accendiamo il laser e misuriamo la molecola. Questi sono degli esempi molto carini, vedete, questo è un filamento di DNA singolo, single strand, qui si vede meglio, che è mobilizzato esattamente dove dicevamo noi. Su queste superfici controlliamo l'idrofobicità. Possiamo fare addirittura la fluorescenza poi del singolo strand. Quindi diciamo, partiamo da una concentrazione 10 alla meno 17 molare e blocchiamo il filamento di DNA dove vogliamo noi. Per darvi un'idea della potenza di questo metodo, che non è esattamente un metodo economico, ma come proof of principle, in questo momento è la cosa più avanzata che potete immaginare, qui c'è è una misura ottica in cui dimostriamo la sensibilità alla mutazione di un singolo amminoacido in un peptide standard. Il peptide è questo, sostituiamo un triptofano con un'arginina, quindi diciamo, per essere molto chiaro, se questo fosse un vostro pezzo, la mutazione vi porterebbe ad avere da triptofano ad arginina. Questa mutazione per sé vuol dire che qualcosa è partito come non doveva. Sono 10 atomi quelli che abbiamo sostituito, no? Dopodiché immobilizziamo questo e il suo mutante e si vede, con una misura Raman che ci impiega mezzo minuto, si vede molto chiaramente che la specie mutata, che è quella in rosso, ha una serie di vibrazioni, di picchi, diciamo, che non dovrebbero essere, che mancano o che non dovrebbero esserci. Si vede poi nelle varie configurazioni di polarizzazione, si vede molto bene qui, no? Guardate. Quindi questo è un modo diretto, immediato, per misurare su un filamento, su un peptide 1, se c'è una mutazione. E siamo partiti dalla cosa più semplice che si possa fare, mettere pochissimo campione biologico in un litro di solvente. Poi si campionano delle gocce e questa cosa porta via, diciamo, decine di minuti, ore se volete, ma certo non 10 alla 20 anni. Ora, questo tipo di tecnologia è una tecnologia piuttosto impegnativa, perché bisogna fare questo e nell'intorno della punta fare la photonic bending. Quindi richiede delle tecnologie di nanofabbricazione che sono particolarmente complesse. Però è chiaro che questo è the ultimate sensitivity. Diciamo, più di questo non si può. Quindi c'è già uno strumento, volendo, per andare
in una direzione che consente di fare delle analisi particolarmente sensibili. Ora, una evoluzione di questa tecnologia devo trovare un attimo una cosa, ma sono su un altro file. Un'evoluzione di questa tecnologia la vedete, questa invece è molto più orientata al mercato, la vedrete qua. Ecco, questo, quello che vi farò vedere adesso, invece è una cosa che ha già originato una startup e sta crescendo secondo una logica completamente diversa. Allora, il concetto è questo. Quando si parla di diagnostica su scala nano, voi volete sostanzialmente misurare su piccolissime quantità, o volete rivelare piccolissime quantità di una certa molecola target. Quindi in generale dovete avere la molecola target, e questo dipende da quello che state facendo, no? Mutazioni puntuali su DNA, possono essere ioni metallici, marcatori, proteine, geni, cellule, microRNA, questo, diciamo, il mondo è vasto, e dovete avere la molecola di riconoscimento, che normalmente è un qualcosa di complementare o con caratteristiche di bioriconoscimento tali che si va selettivamente a legare alla molecola target. Normalmente quando, nel caso del DNA, se avviene un'ibridizzazione, se avviene un bioriconoscimento per un marcatore, deve cambiare qualcosa nella vostra soluzione. Quello che a voi interessa è rilevare questo cambiamento quando una o pochissime cellule, o pochissime, scusate, molecole target riconoscitore si sono riconosciute. E questa cosa qua la volete fare, la volete misurare con la maggior sensibilità possibile. Allora, in generale vi servono gli strumenti del laboratorio di biologia, no? Dovete, non so, a caso di una cosa genetica, cioè avete la PCR, il ciclatore, tutto quanto, poi avete il gel elettroforesi, tutte queste robe qui. E vi serve una stanza, una mezza giornata. Nel caso in cui invece si lavori con questi concetti di cui vi accennavo prima, quelli dell'interazione plasmonica, si può fare una cosa a monte che dà un incremento di sensibilità dell'ordine di 6, 7, 8 ordini di grandezza, arrivando a fare, ad avere delle detection anche qui quasi da singola molecola. Come si fa questa cosa? Noi prendiamo le molecole di bioriconoscimento, che sono le stesse che prendiamo nel laboratorio di biologia, quindi non inventiamo nulla, andiamo dal biologo e gli diciamo: senti, c'ho questa malattia, mi dai il riconoscitore? E lui ti dà il pacchetto. Tu prendi queste molecole e attacchi alle molecole di riconoscimento della cosa che vuoi riconoscere, qualunque essa sia, una nanoantenna, che è una sfera di oro fatta con le chimiche colloidali che vi ho descritto ieri, di dimensione compresa tra i 5 e i 10 nanometri. Cosa fa questa? Allora, intanto è oro, con una superficie opportuna, tipicamente con un legame tiolo, ponte zolfo idrogeno, la legate a qualunque cosa. Ci sta sempre un legame che si può usare, con il tiolo fate quasi tutto. Allora, voi legate la nanoantenna alla molecola di riconoscimento e quello che succede è quindi che vi ritrovate, per esempio, che questo filamento qui è ingegnerizzato con una nanoantenna. Nel momento in cui avviene l'ibridizzazione, la carica della nanoantenna subisce una grossa perturbazione dovuta al fatto che la distribuzione di carica di questo, per esempio, DNA probe con la nanoantenna era imperturbata, ma nel momento in cui questo si lega a questo, la total charge nel sistema ibrido, nel sistema ibridizzato, cambia. E siccome questo è uno dei più efficaci amplificatori plasmonici, perché si tratta appunto di qualche migliaio di atomi con una carica molto sofisticata, distribuita secondo una geometria, basta una piccolissima perturbazione e questo, diciamo, ne risente. Quello che succede è che nella soluzione dove i riconoscitori riconoscono il target e ogni riconoscitore ha una pallina plasmonica attaccata, l'indice di rifrazione del liquido cambia moltissimo perché cambia enormemente la distribuzione di carica sulla pallina. E quindi la soluzione cambia colore. Solo che questa cosa avviene con una sensibilità tale, grazie al plasmone, che mi bastano, posso arrivare a sensibilità di 10 alla meno 20 molari, che sono irraggiungibili con qualsiasi strumentazione di laboratorio, in maniera colorimetrica. Quindi qual è il concetto? Io arrivo in aeroporto, il passeggero sputa nella provetta, cambia colore, Ebola.
o altro. Analisi di sofisticazione alimentare, latte, sofisticazioni enzimatiche, oppure ovviamente tutto ciò che è genetico. Cioè questo prelude, per certi versi, all'ipotesi di farsi un'analisi, un pre-screening genetico in casa. Non è molto diverso da quello che si fa con i test di gravidanza, diciamo, no? Qui vedete una cosa che cambia colore ed è on-off. Allora, questo è on-off di sicuro, e in analogia a quei kit che fanno l'analisi del glucosio, per esempio, che sono colorimetrici, uno ha una scala di colori per cui può avere anche una semi-quantitativa. Questo mercato oggi si chiama Point of Care Technology, cioè la tecnologia che si porta al punto di cura, dove non ci sono ospedali, oppure si porta in casa, o all'aeroporto, o nei container del porto per vedere le sofisticazioni alimentari, l'inquinamento dell'acqua, sofisticazioni del vino. È assolutamente universale. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede circa 96 miliardi di dollari di mercato nel 2016, non 2050, cioè fra 2 anni. Quindi è una cosa che sta crescendo in maniera assolutamente esponenziale. E se ci pensate, l'unico trucco che c'è alla base è che Madre Natura fa legare questo e questo per riconoscimento biochimico. Noi questa cosa la studiamo da tanti anni, no? Solo che per vederlo con i mezzi normali abbiamo bisogno, diciamo, che ce ne siano tanti, dobbiamo amplificare, no? Dobbiamo aumentare enormemente il numero di molecole target in modo da avere più probabilità di poterle vedere con metodi, per esempio, colorimetrici o anche con metodi elettrici in alcuni casi. Grazie al fatto che noi abbiamo la nanoantenna che amplifica enormemente lo spostamento di carica con l'effetto del plasmone, e questo a sua volta cambia l'indice di diffrazione del liquido, quindi proprio è fisica fondamentale, non stiamo dicendo niente di particolare. Quello che succede è che io mi ritrovo sostanzialmente che il laboratorio di biologia è in questa provetta, cambia colore e ciò l'on-off, e a seconda di come cambia il colore ciò la semi-quantitativa. Adesso immaginate le infinite prospettive che ha questo tipo di tecnologia. Tornerò poi su questo dopo, ma. Allora. Quindi questo ve l'ho fatto vedere. È chiaro che questo tipo di tecnologia che vi ho mostrato adesso si presta molto di più ad un'interfaccia col mercato rispetto a quelle particolarmente sofisticate basate su quelle nanofabbricazioni molto spinte. Andando avanti sul discorso che facevamo ieri, se vi ricordate, questa parte qui è una di quelle tecnologie, quella parte che vi ho fatto vedere sinora, è una di quelle tecnologie un po' double fast, no? Che serve per noi che vogliamo invecchiare e vivere a lungo, ma anche per quelli che vorrebbero invecchiare, perché se ci pensate è assolutamente trasversale, no? Può essere utilizzata per fare pre-screening, ma può essere utilizzata per vedere se l'acqua o il latte che mandiamo in Africa come aiuto alimentare è sofisticato. Quindi fa parte di quelle tecnologie bivalenti che servono sia alle nazioni, ai posti, diciamo, alle civiltà ricche che hanno tutto, che a quelle più povere che hanno poco. Un altro aspetto che abbiamo toccato ieri, se vi ricordate, era quello della sostenibilità. Mi ha parlato a lungo del fatto che un altro aspetto che dovremmo prima o poi curare è il fatto che noi continuiamo a produrre materiali che non hanno grande possibilità di essere dispersi nell'ambiente in tempi ragionevoli, compatibili con la nostra vita. Allora, vi voglio far vedere un'altra classe di cose che sta aprendo un mercato molto importante, che è basato sul concetto dell'utilizzo della fibra. Dunque, nel mondo vivente, quasi tutto quello che c'è, dalle piante a noi umani, è sostanzialmente composto di fibre. Fibre che, in un modo o nell'altro, hanno delle proprietà meccaniche e responsive, pensate alle fibre muscolari, che consentono tante cose, l'elasticità, consentono il movimento e così via. Allora, partiamo da una cosa assolutamente di base. Quello che vedete qua è un foglio di carta A4, visto al microscopio elettronico. Carta. La stessa della stampante, diciamo, sono prese proprio carta Fabriano, insomma, quelle foglie qua. Le strutture che vedete sono normalissime strutture di cellulosa, fibre di cellulosa, che come sapete tutti è uno zucchero, no? Degrada. Sapete anche che la cellulosa ha degli effetti, diciamo, conformazionali, per cui a seconda di certi angoli di rotazione dei suoi componenti può essere più o meno dura, immersa nella lignina da origine al legno, quindi può essere un oggetto estremamente morbido, un oggetto estremamente duro, e tutte le vie di mezzo, con tante caratteristiche. Una caratteristica fondamentale è che però è un materiale abbastanza stupido poi alla fine, perché, diciamo, con la carta quello che si può fare, lo sapete tutti, è la carta ha delle proprietà meccaniche abbastanza
abbastanza povere. Ora, in analogia con quanto avviene per esempio in ingegneria dei compositi e anche nel corpo umano in alcune cose, una delle strade da seguire, una delle strade che abbiamo provato a sviluppare, è quella di dire: posso io partire dalla fibra di cellulosa e realizzare un composito con delle caratteristiche chimico, fisiche, meccaniche completamente diverse? Allora, cosa faccio? Io prendo una struttura di cellulosa, per esempio un foglio di carta, immergo questo foglio di carta in una struttura monomerica, decianoacrilati, insomma, delle molecole semplici, che però in umidità ambiente polimerizzano, in modo tale che immergendo la carta in questa soluzione e tirandola fuori istantaneamente, con i gruppi H ambiente, il monomero polimerizza e automaticamente mi fascia tutte quante le fibre, le ricopre. Prima e dopo non c'è differenza, quindi diciamo dal punto di vista sterico vedete pochissimo, c'è un incremento di qualche nanometro che su queste scale non si vede. In realtà al microscopio elettronico in trasmissione, se fate una cross section, vedete delle cose molto carine, vedete proprio la fibra di cellulosa che è questa, e tutto intorno vedete questa specie di guscio, no? Che il materiale polimerizzato ha creato. È come se noi fasciassimo tutte le fibre, ma non una a una. Noi prendiamo il cotone, la seta, la carta, qualunque oggetto di fibra, lo immergiamo, lo tiriamo fuori e in questo modo abbiamo fasciato le fibre. Ora, in questo modo le caratteristiche meccaniche non cambiano, per esempio sulla carta ci posso ancora scrivere, perché il fatto che voi possiate scrivere dipende dal fatto che in queste cavità per capillarità si ferma l'inchiostro. Allora, finché io non le chiudo, quindi non plastifico tutto, io sulla carta posso scrivere, se la plastifico no, perché chiaramente l'inchiostro scivola. Allora, finché io non faccio altro che fasciare la singola fibra, ma tutte le intercapedini fra le fibre rimangono libere, io la carta la posso scrivere esattamente come facevo prima. Con un vantaggio però, che la fibra a questo punto è protetta, quindi se ci lascio la pena spirito sopra, non si impregna. Avete fatto sicuramente questo esperimento una volta nella vostra vita, avete lasciato una penna sulla carta, allora prima ci scrivete, se insistete troppo la carta si impregna e alla fine si sfalda. Perché? Perché finché riempite le intercapedini lasciate la traccia d'inchiostro, dopo che l'avete riempite, se continuate a starci sopra, si impregna la fibra si sfalda e la carta si buca. Ma se io la fibra la proteggo, la carta la rendo a questo punto teoricamente waterproof, no? Ora, nel fare questa operazione con il polimero, il monomero che polimerizza, io posso mettere nella soluzione del monomero delle nanoparticelle. Di dimensione tale, talmente piccola, qualche nanometro, come questi puntini qua, che non cambiano le caratteristiche fisico-meccaniche, ma cambiano le caratteristiche chimiche. Allora, se per esempio ci metto delle particelle di 10-15 nanometri di semiconduttore, selenio di cadmio, selenio di zinco, la carta diventa fluorescente. Voi la mettete sotto la luce ultravioletta e la carta fluoresce. Immaginate i sistemi di antifalsificazione. Vi posso garantire che pochi falsari potrebbero fare questa tecnologia. Se ci metto delle nanoparticelle di argento, la carta diventa antibatterica. Immaginatevi una carta per packaging alimentare dove potete conservare cibo con delle caratteristiche antibatteriche assolutamente testate. Stiamo lavorando adesso su un sacco di materiali diversi, si può fare di tutto. Ma quello che è ancora più interessante, che possiamo usare delle particelle di ossido e la carta diventa waterproof al 100%, la potete tenere sott'acqua per mesi. Questo è un Corriere della Sera che è stato processato solo in questa zona circolare e questa zona qui non è stata processata. Lo mettiamo sotto l'acqua, sotto il rubinetto, e vedete che dopo, posso garantirvi, ore la lasciamo in immersione, la parte che è stata trattata, che ovviamente è scritta, è carta normale, cioè dal punto di vista della carta resta carta, rimane perfettamente uguale a se stessa. Tutto il resto, invece, come vedete, si sfalda. Possiamo aggiungere a questo punto i materiali superparamagnetici, gli stessi che usiamo in drug delivery, e la carta diventa magnetica. Anche in questo caso le applicazioni sono molte, dall'antifalsificazione a certe applicazioni, per esempio nei beni culturali, cioè, sono diverse applicazioni, adesso c'è tutto un mercato che si apre dietro queste cose. Vedete, questo è sostanzialmente fiber engineering, cioè si ingegnerizza la fibra cambiando le sue proprietà. Sempre questa è Scottex, reso magnetico, da un angolo. Ma se facciamo fiber engineering, allora ci possiamo fare un'altra domanda. A vostro parere, qual è la fibra artificiale più utilizzata sul pianeta? Com'è? Non ho capito. Il nylon. Beh, sì, è una, cioè è la plastica da petrolio. Voi sapete tutti che
il nostro pianeta attualmente, diciamo, la civiltà umana produce 290 milioni di tonnellate di plastica da petrolio all'anno. Il concetto è che io realizzo delle fibre polimeriche che sono estratte dal petrolio, le, in qualche maniera, no? Faccio l'entanglement, no? le intreccio in modi vari e faccio la plastica, che va benissimo, funziona per un sacco di cose. C'è plastica morbida, come il PDMS, quello dei guanti da cucina, c'è il PET delle bottiglie che è rigido, ci sono polimetilmetacrilati che sono duri come il vetro, c'è di tutto, però è plastica, tutto bene, se non che mediamente biodegrada in 1000 anni. Alla rate di 290 milioni di tonnellate l'anno, fatevi conti in 10 anni cosa produciamo e fatevi conti dei millenni che serviranno a smaltire questa roba. In questo momento, se appunto si narra, non si narra, è vero purtroppo, si dice che ci sia un'isola galleggiante nell'Oceano Pacifico grande come la Sicilia, che per una serie di movimenti di correnti marine ha raccattato tutta la plastica galleggiante, e quindi c'è un'isola come la Sicilia, no, che galleggia tutta di plastica, la quale starà lì per 1000 anni e biodegraderà rilasciando quello che deve rilasciare. Allora, domanda, seconda domanda, ma possiamo trovare una fibra più intelligente per fare la plastica? Perché se ci pensate, prendete le foglie, gli alberi, eccetera, sono tutti materiali altamente plastici. Plastico vuol dire che si deforma sotto una deformazione meccanica, sotto una pressione, sotto una forza, no? Quindi c'è tanta roba che in natura si deforma e che ritorna alla forma originale con i moduli di Young, Satti, eccetera, che però non biodegrada in 1000 anni. Pensate alle piante. Allora, abbiamo fatto una piccola analisi di questo problema ed è emerso che nella sola Europa si producono 26 milioni di tonnellate di residui dell'industria alimentare, residui vegetali. 26 milioni in Europa, quindi diciamo una grossa percentuale, probabilmente il mondo produce, se pensate al riso, al cacao, a tutto quello che è prodotto, di scarto alimentare, che altro, scarto vegetale, che altro non è che un'immensa quantità di fibre di cellulosa che noi potremmo in qualche maniera recuperare e tentare di fare una plastica. Il processo è un processo totalmente verde, comunque si parte, non so, da prezzemolo, adesso andiamo a raccattare la cioccolata Novi, ci dà i baccelli del cacao, riso gallo ci dà le lolle del riso, andiamo dai produttori di sedano, di vegetali liofilizzati, tutto quello che c'è, scarti del caffè. Tra l'altro hanno delle interessantissime caratteristiche dal punto di vista degli oli essenziali, che poi vi dirò. Comunque, viene fatto un processo che parte emicellulosa, produce cellulosa, si separa eventualmente la lignina, sono tutti processi verdi. Alla fine ottenete dalla pianta, che è totalmente deidratata, perché normalmente l'industria alimentare la deidrata per metterla nei camion e portarla via, paga per fare questo, no? Lo smaltimento del rifiuto, ci si fanno concimi o cibi per gli animali. Noi partiamo dal deidratato, abbiamo sviluppato una chimica particolare e alla fine otteniamo delle plastiche che sono 100% vegetali. Ora, per darvi un'idea, questa è plastica di prezzemolo. Su queste plastiche vengono studiati con metodi proprio industriali le caratteristiche meccaniche. Quello che vedete qua è una pressa proprio di misura, che misura il modulo di Young. Sapete tutti cos'è, no? Diciamo la capacità di allungarsi sotto una certa forza di trazione, sino al carico di rottura. E questa è patata, scarto della patatina. Interessante, no? Oh, per darvi un'idea, qui ci sono delle misure abbastanza accurate di plastica di spinaci, di prezzemolo, di riso, di cacao, e questa è proprio cellulosa microcristallina, la più pura. Questo è le curve da cui si ricavano i moduli di Young, che vi danno, diciamo, lo stress tensile rispetto alla forza, diciamo, all'allungamento percentuale che noi applichiamo, no? Queste sono le stesse misure fatte con uno solo materiale, gli spinaci. Vedete, per esempio, gli spinaci si dimostra che sono, come il prezzemolo, molto allungabili, no? Cioè io posso allungare moltissimo, quindi sono tipo la gomma. Il cacao e il riso sono più rigidi, la cellulosa microcristallina è molto molto rigida. Non la posso allungare, però è particolarmente dura. Ma posso fare di più, io posso prendere lo spinacio, che è il materiale, la plastica più morbida, la posso mischiare
con cellulosa microcristallina e a seconda della soluzione, vedete, da spinacio puro a cellulosa pura, posso fare delle combinazioni per cui con lo stesso vegetale decido la caratteristica plastica. Quando vado a fare un po' il mondo delle plastiche, io ho gli elastomeri termoplastici qui, questa è l'elongazione e questo è il modulo di Young, i polimeri, quelli ingegnerizzati standard, i cosiddetti biopolimeri, quelli delle bottiglie che ce li vendono come biodegradabili, ma sono al 30%, e queste sono tutte le plastiche ricavate dai vegetali. Questo in realtà è il diagramma più importante, perché questo ci dà l'elasticità verso il carico di rottura. In buona sostanza, qui ci sono tutte le plastiche da petrolio, il PET delle bottiglie, e il PDMS dei guanti, e tutte quelle intermedie, no? Quindi diciamo da quelle molto morbide a quelle molto dure, e qui ci sono, quelle colorate, sono le plastiche vegetali, spinaci, prezzemolo, riso, cacao, riso con cellulosa, spinaci con cellulosa, cacao con cellulosa. Questo vuol dire che con un po' di scarto alimentare e con una tecnologia totalmente verde, voi potete fare plastiche che vanno da quelle dei guanti a quelle più dure per uso automobilistico. Ed è biodegradabile nell'arco di qualche anno, perché poi sono materiali che vengono attaccati dai batteri, dagli enzimi, sono digeriti, esattamente come succede allo scarto vegetale. Ecco, questo è un approccio, se ci pensate, alternativo. Ora voi mi direte, ah, ma questa cosa qui è rivoluzionaria, dovrebbe essere già sul mercato. No, per niente, noi abbiamo parlato con tutti i big five del mondo della plastica, e c'è un problema fondamentale. Il processo è economico, è totalmente verde, non ha problemi di sicurezza, è il processo ideale. C'è solo un piccolo dettaglio, che sono stati investiti miliardi e miliardi di dollari per una filiera di produzione della plastica da petrolio. È come se io oggi venissi fuori con un motore automobilistico ad acqua e andassi dalle grandi case e dicessi: ehi, io c'ho il motore ad acqua, 300 all'ora, 500 cavalli per litro e costa pure poco. E qui mi dicono: no, tieni, nascondilo, perché questa cosa qui è contro il mercato in realtà. Allora bisogna, visto l'investimento che c'è, allora bisogna penetrare su questo mercato in maniera intelligente, creando delle nicchie. Quindi non è vero che le tecnologie disruptive fanno rivoluzioni di mercato, non è per niente vero. Bisogna, anche quando ci sono delle cose palesemente positive, palesemente utilizzabili, bisogna trovare una strada di mercato che sia, in un modo o nell'altro, compatibile con quello che è l'investimento che il mercato ha fatto, con quello che è la filiera di produzione, eccetera, eccetera. Quindi questo, per esempio, ora stiamo lavorando su due o tre nicchie. Una, per esempio, sono i prodotti per i vegani. I vegani sono una comunità molto ampia, i vegani sapete chi sono, no? Ok. C'è qualche vegano qua? Qualche vegetariano? No, un vegetariano. Allora, la comunità vegana in particolare, non quella vegetariana, è molto attenta all'intera filiera di produzione naturale e hanno moltissime difficoltà a trovare prodotti che siano 100% naturali per le loro scarpe, i loro vestiti, eccetera. È chiaro che questo apre un mercato non tanto piccolo per dispositivi per casa, per cucina, anche per abbigliamento, perché incidentalmente, non vi ho detto una cosa importante, cioè questi materiali conservano tutta una serie di proprietà che sono collegate agli oli essenziali. Per cui se per esempio prendete il caffè ha degli oli essenziali al suo interno che rendono la plastica magnetica, lo spinacio ha degli oli essenziali a base di metallo, si dice che gli spinaci portano ferro, no? A braccio di ferro, è vero, e rimangono nelle plastiche. Per esempio questa che vedete qua, questa è rossa, questa qui è cima di rapa, no scusatemi, è rapa rossa, non cima di rapa. Questa qua, che vedete perfettamente trasparente, è cellulosa al 100%. Questa la potete mettere in acqua. Questa è patata bianca, molto robusta, è la stessa degli esperimenti che vi ho fatto vedere prima. Questo è caffè. Ora, se l'aprite, ha una porosità naturale molto sviluppata, la quale porosità naturale si presta all'utilizzo da spugna, come quella che vi ho fatto vedere ieri, e può essere nanomodificata, in modo tale che con lo scarto del caffè ci fate un oggetto che filtra l'acqua e la depura. Ed è una filiera 100% naturale, 100% ricavata dallo scarto. Ok, questo vi dà un'idea di quale può essere l'approccio. Però il messaggio fondamentale di questa chiacchierata è, e questo io ci tengo molto, è il lateral thinking. Cioè, tutto quello che io vi ho fatto vedere ieri e oggi
è frutto di un pensiero laterale. Perché se voi andate avanti con la vostra idea, diciamo, col vostro background, partendo con l'idea che avete all'inizio, sicuramente farete delle ottime cose, però difficilmente farete qualcosa che è veramente innovativo. Il lateral thinking vuol dire anche innanzitutto parlare con persone che hanno un background completamente diverso dal vostro. Noi siamo arrivati a questa cosa delle plastiche vegetali parlando con gente che si occupava di bioetanoli, perché in realtà anche loro fanno dei processi sul residuo vegetale che in qualche maniera assomigliano a questi. Poi ci siamo resi conto che però nel loro processo loro si fermavano, in realtà andavano molto oltre e avevano uno step intermedio in cui ottenevano un materiale così, ma non avevano colto, no? Che questo materiale poteva poi essere modificato sino ad arrivare a questo punto. E non sarebbe mai nata questa cosa se non avessimo avuto i nostri polymer people, che erano quelli della spugna nanotech, che parlavano con i chimici delle nanoparticles, i quali a loro volta parlano con i medici, e esce quella roba che vi ho fatto vedere ieri della drug delivery, parlano con i diagnostici, con i biologi, esce la parte dei plasmoni, parlano con questi qua delle bioplastiche, scusate, con quelli del bioetanolo, escono fuori le bioplastiche modificabili con tutta una serie di caratteristiche particolarmente interessanti dal punto di vista chimico e anche meccanico alla fine. Questi ve li ho fatti vedere. Ora, in questo quadro c'è un altro aspetto che va curato. Io ieri vi parlavo del fatto che il 20% della potenza elettrica mondiale è usato per macchine sotto il kilowatt, no? Noi siamo sostanzialmente, grosso modo, equivalente a un frigorifero. E vi chiedevo, un po' provocatoriamente, ma perché nessuno ha mai pensato di mettere un fegato alla lavatrice in modo tale che invece di attaccarla alla 220 ci mettiamo lo scarto della monnezza, quell'organico, e questo fegato processa tutto, produce energia. Tanto un kilowatt io, un kilowatt alla lavatrice, io vado col fegato, anche la lavatrice andrà col fegato. Funzionerà in modo diverso. Il ciclo non durerà un'ora, durerà 6 ore, ma l'integrale dell'energia è uguale. Allora vi dico sin d'ora che a questo punto non ci siamo, quindi è inutile, bisogna sognare, bisogna andare in quella direzione, ma è troppo presto. Però c'è una strategia che è quella di integrare in macchine che sono ispirate, sono bioispirate, quindi sono macchine pensate per stare sotto i 1000 watt, tutta una serie di sistemi sub-kilowatt di portable energy. La portable energy riassumendo quello che dicevamo ieri e quello che abbiamo detto adesso, va vista un po' così. Allora, gli umani sono macchine sotto i 1000 watt. Facciamo 3 kilowatt al giorno, dai. Questo è un po' l'integrale di quello che produciamo. E vi ricordo che consumiamo questo facendo 10 alla 18 operazioni binarie al secondo. Solo 40 watt per il cervello, più tutta la biomeccanica, che è il grosso. E questo è fatto tutto con sorgenti energetiche metaboliche. Il trucco è rilascio lento, bassa potenza di picco, perché noi non siamo molto potenti come picco, ma un integrale abbastanza costante nel tempo. L'elettronica di consumo e la domotica sono sub-kilowatt, fanno il 20% della totale produzione di energia nel pianeta, diciamo, almeno in quello avanzato. E in generale possiamo associarlo a macchine che sono robots, ma il robot non è quello che ho fatto vedere ieri, il robot è anche quello da cucina, diciamo, che fa 10 alla 7, 10 alla 10 operazioni al secondo. Paradossalmente, nel caso della consumer electronics e della domotica, 50% della potenza è il calcolo, cioè l'unità di computazione, e 50% è l'attuazione. Mentre per noi è quasi tutta attuazione, cioè energia fisica, la parte computazionale è troppo ottimizzata. Quindi, se io vado a prendere una tecnologia del corpo e una tecnologia della computazione, devo avere che il totale faccia kilowatt, mentre adesso io ho la tecnologia del corpo che è intorno al kilowatt, il robot che vi ho fatto vedere ieri consuma un kilowatt. È il problema della computazione che va al megawatt per essere vicino alle nostre possibilità. E quindi abbiamo questi due grossi problemi, no? Di avere sorgenti sub kilowatt per ridurre il consumo mondiale, diciamo, questo 20%, ma nello stesso tempo siamo consci che tutto quello che necessita di un computer consuma moltissimo. Avete letto che internet, no? Ogni tanto riflettete in maniera laterale e anche un po' critica. Vi mandano le mail e dicono: risparmia, preserva il tuo ambiente, non stampare questa mail, risparmia energia. È una boiata pazzesca. Se vuoi preservare l'ambiente, ovviamente non stampare, ma non mandare mail inutili. Perché solo il sistema di server, credo di Amazon, o
di uno dei Big Five, consuma 4 volte la potenza di New York al giorno, in un giorno, la potenza elettrica, per mandare quell'infinità di boiate inutili che mandiamo. Allora, non, diciamo, non beviamoci tutto come ce lo dicono, perché preservare l'ambiente sicuramente non sprecare carta, ma anche tener conto che non è che il mondo digitale sia gratuito, il mondo digitale ha dei consumi pazzeschi ed è tutt'altro che environmentally friendly, tutt'altro. E questa cosa qua, prima o poi bisognerebbe dirla. Allora, la strategia è sviluppo parallelo di parallelo, quindi tante soluzioni in parallelo, in alcuni casi più ispirate. Vi faccio alcuni esempi. Celle fotovoltaiche flessibili, harvesting è una tecnologia che recupera il calore dissipato da questo aggeggio e lo trasforma in energia elettrica con dei pezzettini di materiale a stato solido, oppure recupera l'energia meccanica. Io mi muovo, muovendomi mediamente consumo 60 watt, se avessi nelle suole delle mie scarpe una plastica in grado di tradurre il rinculo del terreno, quindi l'energia meccanica persa, in energia elettrica, questi 60 watt io li terrei a disposizione. C'ho un microfono, no? Potrei alimentare il microfono, il telefonino, il GPS, l'orologio, che ne so. Ovviamente batterie, ci mancherebbe altro. Celle a combustibile biologico, ricordatevi, immondizia, parte organica, trasformazione. Supercapacitori, quando ci servono delle potenze istantanee. Perché purtroppo uno dei nostri problemi è che il fegato è fatto in modo tale che se devo fare uno sforzo istantaneo mi tira fuori degli zuccheri a utilizzo immediato, no? Ci abbiamo glucagone e poi c'è tutta l'altra classe di zuccheri, a seconda dello sforzo che faccio, ecco, io questo non lo posso fare ancora, e allora ho bisogno del supercapacitore che mi dà una botta di corrente fenomenale che dura pochissimo, che supporta la batteria, che invece ha, diciamo, un rilascio in qualche maniera costante, però lungo nel tempo. Quindi vedete, dobbiamo un po' imitare, queste cose vanno messe insieme, ma per farle insieme servono nuovi materiali e nuove architetture. La parte di celle solari ve l'ho fatta vedere rapidissimamente ieri, in realtà ve l'ho fatta vedere per la retina artificiale, comunque oggi si possono fare delle cose particolarissime. Per esempio qui vi faccio vedere una nuova classe di celle solari, sono di plastica, che non solo producono l'energia, ma se sono irraggiate da troppa luce si auto-oscurano. Immaginate di avere dei vetri che mentre trasformano la luce che arriva da fuori in energia elettrica con la loro efficienza 5, 6, 7, 10% si oscurano in modo tale da non avere irraggiamento interno, quindi pappano quello che devono pappare per produrre energia, ma nel frattempo schermano all'interno, quindi abbassano la temperatura del locale. Queste sono celle fotoelettrochimiche multifunzionali, non entro nei dettagli perché sarebbe anche abbastanza noioso. Questa è una bella immagine, vedete, questo è in illuminazione diretta e questo è in condizioni normali, e continuano a produrre ovviamente, cioè oscurano ma producono energia. La parte di harvesting, questa ieri vi ho fatto vedere, se vi ricordate, la pelle artificiale, no? E vi ho spiegato la pelle artificiale partendo dall'idea della cellula pelo, qualche presente ricorda. Allora, si può a un certo punto, con dei materiali particolari, con delle tecnologie un po' più sofisticate, ottimizzare l'efficienza della cellula pelo al punto tale che la sua capacità di convertire una turbolenza, una vibrazione, è così elevata che la corrente che produce è sufficientemente alta ad essere utilizzabile. In questo filmino vedrete che questo ragazzo soffia su questo chip dove c'è questa fogliolina di plastica piccolissima e con la turbolenza creata dal soffio guarderete sull'oscilloscopio quello che produce. Vi dico che si va intorno ai 20 millivolt, si arriva a potenze di microwatt, qualche microwatt che cominciano a essere potenze notevoli, perché è una sola fogliolina. Immaginate di avere, vedete, sta soffiando, immaginate di avere un'automobile, una giacca, la chiglia di una nave coperta di queste cose piccolissime in plastica, e queste moltiplicate per grandi numeri vi danno delle potenze tutto sommato utilizzabili. Pensate anche che potrebbe essere solo delle mie scarpe, come vi dicevo prima, no? È plastica. Questa è una plastica fatta, ingegnerizzata, i circuiti sono abbastanza semplici, la parte di proprietà intellettuale è nella plastica, e questa tecnologia di harvesting è ovviamente molto promettente perché è plastica che viene stressata e produce energia. Altra cosa che stiamo sviluppando, che può essere utile per il futuro, è questo macchinario abbastanza strano,
Questa è una cella combustibile, ha la dimensione ancora, insomma, non portatile, proprio una ventina di centimetri, in cui noi mettiamo acqua sporca, e acqua sporca con residui organici. Ora, come funzionano le celle a combustibili? C'è un anodo e un catodo e c'è una membrana per lo scambio di cationi, no? Allora, io ho un film, cioè un biofilm, cioè un microbi, tutto quel porcheria che ci possono stare dentro, e avviene uno scambio di protonico. Il frutto di questa reazione è che io produco acqua, un vapore acqueo in uscita, e nello scambio, nella dissociazione che avviene fra l'anodo e il catodo, l'anodo che è ricoperto, che si trova in un ambiente, diciamo, biologico, organico, nella dissociazione dei composti, io ho una produzione di energia non altissima, posso produrre qualche microwatt di potenza, però ricordatevi che sto utilizzando acqua sporca in mezzo a due, diciamo, con una catalisi su una membrana in mezzo a due contatti. Ora, oggetti di questo genere hanno una doppia applicazione. Una potrebbero essere messi grandi fuori dagli scarichi fognari. Arriva l'acqua del depuratore, io ho una grande cella lì davanti, ci penetra dentro tutta l'acqua sporca, tutto quello che produco è regalato. Quindi non è che mi debba aspettare efficienza superiore al 2-3%, ma se ho migliaia di litri di acqua sporca, questa cosa può essere utilizzata. E l'altra, ovviamente, è di miniaturizzarle. Adesso abbiamo... le ultime generazioni sono grandi così, perché l'idea è quella che il corpo del robottino che vi ho fatto vedere prima è tutto coperto e viene in parte alimentato da questi oggetti. Oggi siamo a 1-2 milliwatt per cella, che non è un granché, però non è nemmeno poco, perché se ci pensate è tutta energia regalata per certi versi, quindi sono tutte cose che possono essere ottimizzate, ma vanno nella giusta direzione. Altra cosa fondamentale è quella dell'immagazzinamento di idrogeno. Dunque, qui, prima di iniziare a parlare, vi devo chiedere se sapete cos'è il grafene. Non sì. Ok. Allora, diciamo che dal Nobel di Noselov e compagni ad oggi, voglio solo vedere se ho le altre... dal Nobel di Noselov e compagni ad oggi c'è stato un progresso formidabile. Dunque, quello che vedete qui, questo è stato il primo laboratorio grafene in Italia, credo fosse, se non il primo, uno dei primi 3-4 in Europa, che abbiamo messo su nei nostri laboratori a Pisa, e sono delle macchine tipo CVD e PCVD che possono fare wafers di grafene da 4 pollici su diversi substrati. Il grafene, come sapete, è un piano sostanzialmente ideale di esagoni di carbonio, che ha delle proprietà straordinarie: è trasparente, è conduttivo, è super leggero, tipo un chilometro quadrato pesa qualche decina di grammi, ha 500 volte la resistenza alla trazione dell'acciaio, è biocompatibile, quindi è il materiale magico per eccellenza, però costa come il diamante, perché poi alla fine è un materiale molto, molto complesso da fare. Normalmente questi sono i wafers da 4 pollici che vengono prodotti, devono avere delle signature molto chiare, questi sono spettri Raman, devono esserci delle vibrazioni specifiche, e in particolare questa è la vibrazione propria del grafene, per cui se c'è questa negli spettri Raman, se c'è questo picco, uno sa che il grafene è buono, poi fa il microscopio elettronico e vede tutto quello che serve. Perché questo grafene è furbo come materiale? Perché sostanzialmente io posso fare degli strati di grafene, fare dei sandwich, e avere uno spazio, un intercalato fra un piano e l'altro, che mi consente di immagazzinare idrogeno. Sapete tutti che immagazzinare idrogeno è una delle grandi sfide. Oggi l'idrogeno si fa portando a 700 bar il gas e liquefacendolo, oppure insomma facendo delle cose pazzesche, pericolosissime, costano un sacco di soldi. In questo modo uno potrebbe fare dei tramezzini, dei sandwich di grafene, mettendoci dentro l'idrogeno. Ora, se guardate la mappa del Department of Energy americano sul hydrogen storage, voi vedete che, diciamo, quello che conta è sapere la capacità volumetrica, cioè i grammi per litro di idrogeno accumulato, verso la capacità gravimetrica, cioè in sostanza il rapporto in peso. Io non posso fare un contenitore da 500 kg per 20 grammi di idrogeno, non è conveniente per il trasporto. Allora,
Allo stato noi siamo qui, criocompressori, 700 bar automotive, idrogeno liquido, e come vedete, insomma, siamo intorno al, quando va bene, 5-6% di rapporto peso-contenitore, con una capacità volumetrica piuttosto bassa. Ma soprattutto, se io voglio fare un'automobile che va a idrogeno, ho bisogno o di stazioni di servizio a idrogeno liquido o di compressione a 700 bar. Quindi, alla fine, fare un pieno, vero che l'automobile non mi costa, però tutta la filiera industriale per averci l'idrogeno mi costa un botto. A quel punto compro una Ferrari e risparmio, perché insomma in qualche maniera devo fare, a benzina ovviamente. Allora, il Department of Energy fa una previsione che nel prossimo anno, insomma, si deve arrivare, siamo molto vicini ormai, a un valore di 9% gravimetrico usando il grafene. Questo, come vedete, è raddoppiare le performance semplicemente usando lo storage di grafene. Allora, la gara è iniziata, il problema è che tutti sanno fare storage di grafene, ma una volta che io ho storato, no, ho accumulato il grafene, il problema è che non lo devo rilasciare. E lì ci sono i dolori, perché benissimo, ho accumulato un sacco di grafene nel mio sandwich un sacco di idrogeno nel mio sandwich di grafene, però poi non so estrarlo. Allora lo scaldo, mi costa così tanta energia che non è più conveniente. Ma noi adesso abbiamo scoperto una cosa che è molto interessante. Quello che vedete qua, questa è una superficie di grafene simulata al computer, che è stata resa, come si dice, wavy. Immaginate di fare così con il sandwich o di mettergli un modulatore piezoelettrico che lo fa vibrare. Abbiamo scoperto che, dalle simulazioni, che l'energia di legame dell'idrogeno alla superficie di grafene cambia a seconda che la superficie sia concava o convessa. L'energia di legame diventa positiva o negativa, cioè libero o intrappolato, a seconda della curvatura dello strato di grafene. Quindi se io faccio un sandwich di grafene, lo riempio di idrogeno e poi comincio a fare così, questo inizia a liberare idrogeno. E per fare così lo posso fare con delle tecnologie molto povere, traveling surface waves, cose di questo tipo, piezoelettricità, anche un sistema di compressione ad aria o a idrogeno o gas. E quindi questa sembra essere una strada molto perseguibile. Sono dati molto nuovi, però diciamo, sostanzialmente qui si vede, nella simulazione si vede sostanzialmente quello che succede, no? Quando uno fa chemisorption, poi inverte la curvatura e fa disorption associativo, no? Quindi diciamo, uno si studia tutto il ciclo e può progettare questo tipo di loading e release in maniera meccanicamente controllata. I dati mostrano che questa cosa è vera, queste sono immagini STM in cui c'è proprio l'idrogeno sui picchi, e quindi c'è proprio un'evidenza che dopo che li ho strecciati, l'idrogeno è stato rilasciato, quindi questi dati sembrano andare nella direzione giusta. E quindi questo è tutto un settore su cui adesso ci sono tante persone che lavorano, che potrebbe essere particolarmente interessante. Però non è l'unico risultato che è uscito fuori, perché ve ne faccio vedere un altro. Questo ve lo faccio vedere un secondo da qui. In realtà la cosa più furba che abbiamo fatto è stata un'altra. Siccome si parla di mercato, no? Allora, tutto quello che vi ho fatto vedere è molto promettente, però c'è un vincolo fondamentale. Che produrre grafene non è molto diverso da produrre diamante, è un materiale molto, molto costoso, molto complesso. Allora, una delle strategie che ci siamo posti è: possiamo rendere il grafene un materiale accessibile a tutti? Allora, siccome oggi i trend sono due, sono inkjet printing per le cose piatte e additive printing per le cose tridimensionali, ma è tutto stampa ormai, abbiamo detto proviamo a sviluppare un grafene inchiostro di grafene. E questo può essere fatto sfruttando quelle tecnologie dei compositi che vi ho fatto vedere prima, dove invece di metterci le nanopalline ci mettiamo dei flakes. I flakes sono frammenti di grafene, quindi non piani ordinati, frammenti fatti con metodi industriali, tipo scarica d'arco e così via. Se ne possono produrre tonnellate, non saranno mai perfetti come il grafene, sono pezzettini da 100, 200, 300, 400 nanometri, però ognuno di loro è un piccolo pezzo di grafene. Certo, così piccolo non serve a nulla, ma se io lo uso in una matrice, posso realizzare un inchiostro, e a questo punto, questo, saluti, o meglio, lo uso solo per certe applicazioni, e questo qua vado nella inkjet printer. Se voi adesso venite nei nostri laboratori, trovate la prima stazione di inkjet printing del grafene che c'è in giro per il mondo, ed è una macchina particolarmente sofisticata, perché possiamo depositare grafene su qualsiasi superficie, plastica, tonda, curva,
elastica. E siccome il grafene è biocompatibile, va bene per le protesi. Siccome il grafene è trasparente e conduttivo, va bene per i flat panel display flessibili. È conduttivo, quindi può essere usato al posto dell'indium tin oxide, che è un contatto flessibile semitrasparente. Cioè apre tutta una serie di cose che possono essere fatte. Qual è il costo? Il costo è bassissimo. In termini di prestazioni perdiamo più o meno il 60%. Diciamo che vale un terzo del grafene vero, ma siccome il grafene vero è paradossalmente migliore di quasi tutti gli altri materiali, questo terzo ci basta e ci avanza, tenuto conto che poi è da inkjet, no? Ora, con questo qua, questo poi ci ha aperto la strada ad altre cose, perché noi abbiamo cominciato col grafene, poi ci siamo accorti che potevamo fare altri materiali bidimensionali, non solo grafene, composti vari di molibdeno, wolframio. Questo ha aperto tutta una serie di strade nuove, e ve ne faccio vedere alcune. Stiamo facendo superfici di grafene su cui crescono conduttive, su cui crescono i neuroni, perché questo per le protesi visive potrebbe essere il contatto naturale, perché conduce elettricamente ed è biocompatibile. Stiamo studiando la biocompatibilità in altre culture cellulari per i lab on chip, DNA chip, perché tutta la parte elettrica può essere fatta direttamente stampando la circuiteria sul chip. Stiamo realizzando dei sistemi artificiali che simulano il funzionamento della barriera cervello-sangue, e siamo dei modelli particolarmente efficaci, perché si può con il grafene riprodurre, diciamo, tutta la chimica di questi sistemi. Ma vi faccio vedere un altro che è abbastanza eclatante. Questo è un detector al terahertz. Il terahertz è una radiazione di altissima energia, però non dannosa come i raggi X. Penetra, ma non fa i danni che possono fare i raggi X. Allora, abbiamo sviluppato un chip che è fatto essenzialmente, sfrutta una tecnologia grafene e una tecnologia plasmonica. Ora, onestamente, i dettagli di questa cosa qui sono veramente un po' troppo tecnici, però il risultato ve lo faccio vedere. Questa è una struttura di stagnola dove ci sono quattro capsule utilizzate di caffè, quelle del Nespresso, quelle lì. E questa è una radiografia fatta scansionando questo affare per 2 secondi avanti e indietro, senza raggi X. Quindi immaginatevi un oggetto del genere che senza usare raggi X, quindi diciamo con tecnologie non dannose, molto semplici, che vi fa delle radiografie di oggetti grandi, container, oggetti, quello che volete, anche se volete una radiografia normale. Questo sfruttando il fatto che solo grazie alle proprietà del grafene si riesce ad avere una certa risposta ottica con radiazioni al gigahertz o al terahertz. Ecco, vedete, immaginate le applicazioni di questa cosa alla medicina, alla sicurezza e ai beni culturali. Faccio solo per dire, senza usare raggi X. Quello che vi dicevo sul grafene è mostrato qua. Questi sono i due piani di grafene, no? Messi in parallelo. Attualmente stiamo sviluppando una tecnologia che è molto semplice. Noi facciamo il sandwich di grafene, però ci mettiamo delle molecole che sono delle molecole fotocromiche. La molecola fotocromica è una molecola che quando la illumino si rattrappisce. Poi se cambio lunghezza d'onda si allunga. Allora io faccio il sandwich, ci metto le molecole fotocromiche, la illumino di verde si rattrappisce, la illumino di blu si allarga, e l'ho fatta pulsare. E questo è un metodo completamente ottico per rilasciare l'idrogeno dopo che l'ho intrappolato, che è una novità, ovviamente è stata brevettata da poco. Ecco, questo è tipicamente quello che succede, no? Diciamo, piccola periodicità, grande periodicità. E facendo questo, io, diciamo, modulo le proprietà dell'oggetto. L'ultima cosa, torno un attimo all'inchiostro, è che se andate a smontare una batteria oggi, batteria agli ioni di litio polimero, trovate sempre che uno dei contatti è fatto di grafite, non grafene, grafite. E normalmente le migliori batterie che si usano in ambiente automotive, insomma, applicazioni più sofisticate, sono batterie a ioni di litio e polimero con un contatto di grafite. La grafite, se volete, è il cugino povero del grafene. Ed è ovvio che se uno potesse avere il contatto di grafene, la batteria sarebbe molto più performante. Ma se il contatto di grafene costa un botto, nessuno fa una batteria con un contatto che costa come il diamante, quindi nessuno l'aveva fatto. Però noi abbiamo il grafene povero, inkjet, che costa zero. E allora abbiamo smontato una batteria commerciale, abbiamo rimpiazzato il suo contatto di grafite con quello di grafene inkjet, costo sostanzialmente zero, e a questo punto, al primo colpo, la sorpresa è stata che abbiamo avuto 25% di miglioramento rispetto allo stato dell'arte,
Quindi questa è la batteria record del mondo in questo momento, che c'ha, di questa classe, litio-polimero, che ha 200 watt-ora per chilo, contro 150, tipicamente. Queste sono un po' di caratteristiche varie, ma se voi pensate che è una batteria assolutamente standard, in cui l'unica cosa che è stata fatta è rimpiazzare il contatto di grafite con il contatto di grafene, sfruttando il fatto che possiamo adesso stampare il grafene, quindi il grafene è diventato un materiale amichevole, diciamo, a basso costo e altamente utilizzabile, questa cosa qui chiaramente apre un mercato molto grosso, potenziale, e ora stiamo ragionando con alcuni produttori di batterie, con alcuni produttori di auto, perché l'ipotesi è, e se stampassimo direttamente i catodi, no? Per inkjet printer, e tutto il resto fosse assolutamente compatibile col meccanismo di produzione attuale, il packaging sarebbe identico, non cambierebbe nulla, e uno si ritroverebbe 25% in più di capacità, e un altro aspetto fondamentale, il numero di cicli, dove sta? Eccolo, grazie. Il numero di cicli è particolarmente interessante perché è più alto, circa il doppio di quello che si ottiene con la batteria normale. Questo perché comunque la caratteristica del grafene è superiore a quella della grafite, quindi io posso caricare e scaricare più volte, che è un altro aspetto fondamentale dell'utilizzo della batteria ai fini commerciali. Quindi questo vi dice come, in realtà, pensiero laterale, no? Se voi pensate, chi l'ha detto che il grafene debba essere fatto come un oggetto da gioielleria? Pensiamo se si può fare a un costo ragionevole in maniera più utilizzabile. Esce fuori l'inchiostro, e l'inchiostro adesso apre tutte queste tecnologie nuove che, vabbè, insomma, che vi ho accennato. Allora, torno, vado verso la conclusione. Ve ne faccio vedere un'altra, questa qua in realtà è incidentale, però è un'idea talmente furba che ve la faccio vedere. Questa è una startup di un nostro ragazzo, ha vinto il premio dell'innovazione nel 2013, adesso è sul mercato, è la più piccola turbina del mondo, vedete 2,5 cm, è un miracolo di micromeccanica e microingegneria, c'ha tutto dentro, lo statore, il regolatore e tutto quanto. Adesso può essere fatta anche subacquea, diciamo, per uso in acqua. E questa con una differenza di pressione di un'atmosfera, che più o meno è quello che c'è nei fan dell'aria condizionata, nelle tubazioni, produce 20 watt, ruotando a 150.000 giri. Adesso abbiamo la sorellina più grande, che sarà 20 cm di diametro, che produce 500 watt, e immaginate di avere questo oggettino piccolo così, nella carena della moto, appunto nei fan, nelle tubazioni di raffreddamento dei palazzi, eccetera. Questo è harvesting, cioè prende tutta roba che si muove, turbolenze che già ci sono, o sotto le chiglie delle navi, e produce una quantità di energia interessante, no? Di potenza. Quindi, immaginando di averne tante, questo può essere un sistema portatile molto interessante, per oggetti che si muovano comunque di moto relativo con una certa velocità. Però è un bellissimo esempio di tecnologia integrata. Vedete, questo è lo schema totale. Insomma, poi adesso è molto interessante perché c'è il modello che è completamente come si dice, submarine, per sott'acqua, insomma, sottomarino, quindi può andare anche in ambienti particolarmente complessi. Ok, allora devo farvi vedere altre due cose, però diciamo oggi, fra ieri e oggi, vi ho mostrato un sacco di roba ed è ovvio che non è roba che faccio io. Perlomeno non è roba che facevo personalmente di prima mano, per motivi evidenti di limitatezza dell'essere umano. Ci sono delle persone che hanno fatto molto del lavoro che avete visto, in particolare tutta la parte robotica degli umanoidi, Giorgio Metta, Darwin Caldwell, Nikos Sakarakis. Vi farò vedere fra un po' il plantoide di Barbara Mazzolai, tutta la parte di nanochimica, Liberato Manna, Teresa Pellegrino, De Angelis per i plasmoni, di Fabrizio per la parte di single cell detection, Ivan Morales, tutta la parte materiali che vi ho mostrato, la plastica, le carte, sono Nasser Tanassil, Despina Fraguli, Massimo De Vittorio che è qui a Lecce, Ilker Bayer, Lanzani per la parte di retina artificiale, Gigli inizialmente almeno sulla parte celle solari, abbiamo lavorato molto insieme. Qualcosa che non vi ho ancora fatto vedere è con un bravo leccese che è qui, Piero Pompa, tutta la parte brain, Fabio Benfenati, Jonas Sad, Michela Chiappalone. Ci sarebbero tantissime persone da ringraziare, io non l'ho fatto di volta in volta, sarebbe stato inutile, lo faccio adesso anche se non ho ancora proprio chiuso,
Queste persone a loro volta ne hanno tante altre che gli lavorano intorno, senza di loro non sarebbe stato possibile. Allora, prima di concludere, quindi il ringraziamento vale anche per quello che farò vedere adesso, voglio mostrarvi ancora due o tre cose molto, molto semplici. Dunque, una. Allora, una è una nuova famiglia di dispositivi per una forma di chirurgia assolutamente molto spinta, che usa degli endoscopi particolarmente piccoli. Diciamo, l'endoscopio che noi abbiamo sviluppato è tracheale, sfrutta un'ottica di questo genere a periscopio e ha delle caratteristiche che vi farò vedere adesso particolarmente sofisticate, sperando che non siate impressionabili. Allora, il chirurgo sostanzialmente lavora con un iPad e al microscopio, questo è il paziente, c'ha l'endoscopio in gola, vede sostanzialmente la zona che deve operare e fa con la penna sull'iPad quello che vorrebbe fare con il laser nel momento dell'incisione. D'accordo? Dopodiché la macchina fa tutto quanto automaticamente. Qui per esempio, ecco, tenete conto che questo è un riflesso, questa è la parte che scrive. Lui ha fatto, diciamo, ha dato la zona di lavoro e adesso il laser fa. Il robot fa un'ablazione. Ecco, qui comincia l'ablazione. Ecco, tenete conto che questa cosa qua andrebbe fatta praticamente dilatando la gola con un bisturi. Invece in questo modo l'endoscopio è grande più o meno come questo. È una cosa tutta miniaturizzata. E voglio farvi vedere, per esempio, un esperimento di planning dell'incisione. Ecco, questo è quello che si fa sull'iPad. Vedete che il robot comincia a lavorare. Tenete conto che l'oggetto è sincrono al corpo umano, quindi durante la respirazione non ha il problema di cambiare posizione, no? Perché si muove insieme. Ecco, vedete? Con una precisione che vabbè, è irraggiungibile in condizioni normali. Questo è un esperimento di ablazione in cui si decide di ablare questa parte, quello che si fa con i tumori, sostanzialmente. Questo dopo, diciamo, è anche particolarmente rapido, vedete l'ablazione è fatta così, sono pochi secondi. E questo, diciamo, è la safety supervision della macchina, nel senso che io decido, non so se c'è un nervo o se c'è un vaso sanguigno, dico dove la macchina non deve intervenire, per cui io opero, do le coordinate, però gli dico questa parte qua non mi puoi tagliare un nervo, recidere una aorta, no? Mentre operi. Quindi, insomma, ci sono delle zone off limit e questo si vede molto bene qui. In cui vedete quella zona protetta, adesso vedete che il laser passa, si ferma e riprende, cioè non si ferma, si spegne e riprende. E quindi, diciamo, con la safety supervision io posso fare una chirurgia che è molto prudente nei confronti delle zone da proteggere. In questo caso, questo simula, no, un vaso sanguigno importante, una zona nervosa. Capite il tipo di. Ora, perché vi faccio vedere questa cosa qua? Perché in realtà c'è una sfida alla base di questo tipo di tecnologia. C'è una sfida che è quella di avere in futuro un endoscopio intelligente che entra nel corpo umano, che ha sulla punta gli stessi sensori che sono sulle nostre particelle in grado di riconoscere le cellule malate da rimuovere, per esempio, da attaccare. Questo endoscopio entra, cresce nel corpo umano, trova la zona malata e lì interviene. Quindi, se volete, è un ospedale robotico, fa tutto lui. E per fare questo, la nostra idea è sostanzialmente quella di ispirarsi alle piante. Allora, il concetto lo vedete in questo cartoon che è molto molto semplice.
io voglio infilare un endoscopio e l'endoscopio sa dove andare, anche dove io non potrei andare chirurgicamente, ok? Questa tecnologia la metto in comune con un'altra grande sfida, che ve lo raccontavo ieri, no? Il satellite atterra sul pianeta, non sa cosa trova, pensate a Rosetta, no? la cometa, apre la sua sorgente portatile di energia con il residuo di batteria che ha e tira fuori le radici che lo stabilizzano e fanno l'analisi del terreno, esattamente come fa una pianta. Bene, allora questi sono i due approcci. Ora, per fare questo bisogna copiare. E non è, questo non è davvero facile. Questo è il primo robot che è plantoide, possiamo chiamarlo alberoide. Vedete, queste sono le piante, sono le foglie di un materiale polimerico che reagisce all'umidità, alla luce, quindi saranno i suoi alimentatori. E queste sono le radici che hanno tutti i sensori necessari. Questo è il gravitropismo, per cui io posso inclinare la radice, però lei si raddrizza sempre per andare verso il centro di massa della Terra. Quindi deve avere il gravitropismo, il sigmotropismo che lo vedrete in maniera immediata, cioè è il fatto che immediatamente si discosta dall'ostacolo per proteggersi, l'idrotropismo che lo fa andare verso le zone umide, il termotropismo che la protegge dalle alte temperature. Ora, questi sono esempi, ma qui ci mettiamo quello che ci pare lì, no? E questo è il sistema robotico della radice che deve essere in grado di crescere. È una vita infinita che supporta materiale. È molto simile al 3D printing, no? Io ho un aggeggio che mette materiale e continua ad andare avanti. Ora, dunque, un po' di considerazioni. Questo è un proof of concept. Si aprono le foglie, quando c'è il giorno, le foglie sono alimentate, portano energia al sistema che alimenta i sensori. I sensori poi decidiamo noi come alimentarci. Però quello lì è perfettamente funzionante, cioè è una pianta in grado di funzionare, di stabilizzarsi nel terreno e soprattutto di trovare, non so, i nutrienti piuttosto che l'acqua, piuttosto che spostarsi se c'è un mattone e così via. Ma quello è il concetto che noi vorremmo sviluppare. Ora, quella radice è grossa perché non avevamo nessun motivo di farla troppo piccola, stiamo solo studiando come funziona. Però è chiaro che miniaturizzarla a livello di un endoscopio grande come questa penna non è una cosa particolarmente complessa, diciamo. E capite bene che quell'oggetto lì potrebbe entrare e, per esempio, seguendo tracce di marcatori, pH, durezza o gli indicatori che, insomma, le grandezze che ci interessano, deve poter penetrare, arrivare sul punto e a quel punto avere dentro le fibre ottiche e la micromeccanica che governano l'ablazione e il taglio laser, oppure portare localmente il terapeutico utilizzando della microcapillarità che rilascia il medicinale in situ. Quindi, se pensate laterale, la sfida è molto chiara. Cioè, il medico deve stare lì con dei joystick, vedere tutto quanto da remoto e controllare che il processo vada in porto da solo. Ok, questo era per il plantoide. Altre due cose che devo farvi vedere, sono proprio curiosità di fine giornata. Mazza quanta roba. Mancava l'animaloide. Mancava l'animaloide che è la pianta, la pianta, la struttura che stiamo costruendo per applicazione di disaster recovery. Vedete, questo è un cavallo in grado di trottare, di correre sino a 20 km orari con tecnologie idrauliche particolarmente sofisticate. Ha un sistema di visione e un sistema di bilanciamento vestibolare identico al nostro. In questo caso, per esempio, ecco, qui procede in una simulazione di fondo rapidamente variabile. Ora il ragazzo toglierà la cosa e lui riadatterà in tempo reale la dinamica dell'equilibrio perché ha dei sistemi, diciamo, vestibolari X, Y, Z, orizzonte come i nostri. Può essere supportato dalla vista. In questo caso sta procedendo per analisi visuale.
Ora, la nuova versione di questa macchina è totalmente autonoma, cioè non ha nessun cavo, nulla, è equipaggiata con un motore totalmente autoalimentato. Ovviamente questa scoppia, questo deve andare dove ci sono le catastrofi, terremoti e così via, camminare dove non è altrimenti possibile. C'è un solo concorrente, che è quello usato dai militari americani, insomma, della Boston Dynamics. Vedete che reagisce esattamente come un animale. Guardate questo è un esperimento spettacolare. Ora, sono 30 kg di sacco e vedete la dinamica del movimento è in tempo reale. Ecco, questo è un nostro collaboratore svizzero, pesa 90 kg. Come vedete, il ciuccio era meglio. Qui al trotto vedete, qui è sospeso in aria. Il trotto è un particolare movimento del quadrupede, per cui non è sospeso completamente in aria. Questo vi dà proprio l'idea di cosa vuol dire biomimeticamente muoversi come l'animale. Ora no, abbiamo un problema di spazio, non sapete più dove fare. Ecco, questa è una cosa importante. Vedete, qui non ha la vista, è in ciampa. Adesso c'è una nuova routine che, in caso di ostacolo inamovibile, vedete cosa fa? Ricalcola il passo qui. Ricalcola il passo aumentando l'alzata. E questo è un meccanismo suggerito dai nostri neuroscienziati, è lo stesso che noi utilizziamo per sincronizzare passo e vista quando saliamo le scale. È proprio uguale. Poi qui c'è un po' di biomeccanica, insomma. Ora, nel lateral thinking vi dico che questo non è fatto per essere un cavallo, ma in realtà è fatto per essere un centauro. Quindi ci sarà presto, c'è già. Non lo facciamo vedere per una questione più che altro di, insomma, non è utile in questo momento. C'è sostanzialmente un upper body, che è quello del robotino umano, che ha le braccia e le mani, che può essere montato su questo animale, perché l'animale arriva, non so, a Fukushima, dove non si può camminare con le ruote, con i cingoli. Una volta che è arrivato però dove c'è da riparare qualcosa, lì gli servono le mani, perché deve essere in grado di operare dentro casa, no? O dentro con strumenti umani. E quindi va dove vuole e poi fa, diciamo, poi c'è la parte umana, la parte centauro, no? Che opera al posto nostro. Guardate questo è un task abbastanza complesso in cui lui sta lavorando con forze che sono trasversali a queste due superfici. E provate a farlo voi questo. Non è. Ok. Concludo dicendo che, dunque, sul nanotech c'è senza dubbio una grande aspettativa. Molte delle cose che vi ho fatto vedere sono sicuramente abbastanza vicine al mercato, però c'è un problema diciamo, c'è un problema relativo al fatto che, a fronte dell'impatto delle nanotecnologie sul mercato, che cresce, come vedete, in maniera quasi esponenziale, che va dalla farmaceutica, all'elettronica, ai materiali, all'aerospazio, chemical manufacturing, e a tante cose, dal coating degli occhiali, dentifrici, al coating antiaderenti delle patelle, eccetera. C'è un problema di capire qual è l'interazione fra il nanoelemento che il sistema immunitario non vede, perché è più piccolo di 100 nanometri, e la cellula, e in generale l'essere vivente. Perché su questa dinamica ci sono dei problemi di tossicità che sono non banali. Dal punto di vista chimico, voi dovete considerare che l'oro, per esempio, che è un materiale biocompatibile per eccellenza, è biocompatibile quando è grosso, cioè quando il 99,9% dei suoi atomi sono nel volume e la superficie rappresenta meno dello 0,1% degli atomi. Se però voi rimpicciolite moltissimo, a un certo punto arrivate a oggetti sotto i 10 nanometri, lì vi trovate che una percentuale preponderante di atomi è sulla superficie e la reattività chimica di una specie dipende dagli atomi di superficie. Quindi lo stesso oro non è biocompatibile sotto i 15-20 nanometri, mentre lo è in tutte le altre situazioni. Allora, il concetto di biocompatibilità in realtà è un concetto che è size dependent. Nel momento in cui si arriva a strutture mesoscopiche in cui ci sono più atomi sulla superficie che nel volume, la reattività chimica è fuori controllo e quindi anche l'oro diventa estremamente reattivo. E noi stiamo lavorando da un po' di anni, questo con un circuito regolatorio internazionale, perché è un problema di molti governi questo, cioè avere un assessment, una regolazione della sicurezza a scala nano, in vivo su specie animali, drosofila, topi, eccetera, per capire qual è la tossicità. Il nostro target è di sviluppare una curva universale di tossicità, che è questa,
In questo caso è uptake, diciamo, sono drosofile che mangiano, quindi simuliamo l'ingestione. Poi c'è la respirazione, il contatto dermico, quindi ci sono tante classi di uptake. Ci sono tante classi di materiali, dipende dalla forma, dalla dimensione, dalla superficie, dalla protein corona che si forma quando la nanoparticella entra nel sistema vivente. Comunque, pian piano stiamo costruendo una curva universale di tossicità che mette la dose e il tempo di dimezzamento della lifetime dell'animale, e si vede che a seconda delle superfici lo stesso materiale può essere tossico o meno. Si vede che a seconda delle dosi, se c'è un ossido di titanio o c'è un ossido di silicio, la tossicità è diversa. Questo dovrà essere reso un meccanismo, intanto la statistica dovrà essere più grande, e bisognerà capire a livello regolatorio per l'essere umano quali sono le dosi di massima sicurezza. Ora, il problema non è che voi respirate nanoparticelle, però in generale, se in un coating di un touchscreen come questo ci sono nanoparticelle di biossido di silicio e voi per 50-60 anni ci strisciate sopra il dito, anche con un rilascio di una particella al giorno, il contatto dermico su un integrale di tante decadi potrebbe portarvi ad avere una popolazione di questi oggetti nel corpo che, diciamo, non è previsto essere lì, anche perché il sistema immunitario non è attrezzato per questo tipo di interazione. Ora, una delle cose che abbiamo visto è che, per esempio, quando, almeno sull'oro, quando la particella metallica, o su certi ossidi metallici, quando la particella metallica viene, per endocitosi, incorporata nella cellula, viene subito attaccata dall'ambiente acido, che è la difesa che normalmente la cellula usa per qualunque cosa che viene dall'esterno. Solo che facendo questo si generano degli ioni metallici che funzionano come i radicali liberi. Quindi, paradossalmente, il meccanismo di endocitosi che la cellula usa per difendersi dai suoi nemici, che però sono nemici filtrati biologicamente dall'evoluzione, quando ci mettiamo un oggetto artificiale di ossido di metallo, eccetera, genera un rinculo, ha un controeffetto. La dissociazione della particella genera ioni liberi che fanno più danni della particella stessa, e quindi il meccanismo di difesa che era buono per i sistemi biologici e organici filtrati dall'evoluzione non è buono per i sistemi artificiali che facciamo da pochi anni, che sono le nanoparticelle. Su questo si gioca una partita importante, perché molta della manifattura del mercato dovrà fare i conti con queste cose. Però, se una particella è tossica, non è necessariamente un male, perché diventa un ottimo chemioterapico. Allora, c'è sempre da capire qual è l'uso, e poi c'è sempre da capire se i pro e i contro sono bilanciati. È chiaro che in certe applicazioni diagnostiche dice ma poi c'è la particella dentro. Sì, ma se mi serve a trovare una malattia molto più grave in anticipo, chi se ne frega della particella? Quindi ci sono una serie di bilanci da fare su pro e contro che non sono assolutamente banali. È all'inizio questo settore, tutti i governi del G20 ci stanno lavorando, entro 5-6-7 anni ci dovrà essere un aspetto regolatorio. Noi abbiamo una persona e un team che si occupano degli aspetti regolatori, ci sono dei PTUF, tutti questi grandi nomi, come Uni, ISO, eccetera, eccetera, e probabilmente fra 5-6-7 anni vi ritroverete sulle etichette dei prodotti "This product contains nanoparticles", e poi vi dirà cosa, in che quantità e così via, onde evitare amianto 2. Che sembrava la soluzione a tutti i problemi edili e poi era un bastardo dal punto di vista biologico sensazionale. Poi vedete, adesso c'è tutti i problemi di prescrizione, giustizia, cioè gente morta perché sembravano i migliori tetti e invece erano pericolosi. Quindi ci vuole un po' di coscienza su questo, e questo secondo me anche come aspetto di mercato è molto importante. Va bene, io mi fermerei qua. Se ci sono domande sono a vostra disposizione. Grazie a tutti. Sì, ne avrei un milione, grazie mille. E giusto una piccola curiosità sul discorso delle plastiche.
biodegradabili. Lì non c'è nessuna componente non naturale. E, acido, sul coating della cellulosa c'era trifluoracetico, ci sono eventualmente oli essenziali della pianta. No, non c'è niente. Tutto... Guarda, la cosa più artificiale che puoi trovare è una miscela di PDMS e di che comunque è assolutamente biocompatibile, e di cellulosa in varie forme. Quindi è 100% green, anche come processo. E invece per il printing del grafene, il solvente, c'è un solvente per fare? Ci sono diverse matrici. Dipende moltissimo. Sì, allora non ce n'è uno. C'è tutta una ricetta, un ricettario, che dipende molto da quello che devi fare. In ultima analisi, non è da trascurare il fatto che la densità di flakes, no, la puoi portare ad essere quasi closely packed oppure molto diluiti. E questo, anche questo è importante, diciamo, ai fini del tuo processo. Però, insomma, non è una cosa. Non ci sono ricette particolari, diciamo. Facendo un semplice accoppiamento così immediato tra tutti gli stimoli eccezionali che sono venuti, però quel discorso della possibilità di stampare con quella tecnica tipo foglie, sì, di loto, sì, per evaporazione di solvente, cioè di veicolare per evaporazione di solvente la molecola sull'unico, sì, sull'unica parte dell'antenna, potrebbe essere replicata. Certamente ci avete pensato per creare un printing di strutture di grafene che però abbiano un ordine, sfruttando, diciamo, idrofobia, idrofilia, e poi per, sì, semplicemente casting. Sì, c'è un, diciamo, un capitolo che non ho menzionato perché è un po' troppo tecnico, in cui tu puoi fare del patterning di hydrophobic, hydrophilic surface, patterning come ti pare, addirittura reversibile otticamente, e quindi poi sfruttando la topologia dell'idrofilicità e dell'idrofobicità lì puoi fare quello che vuoi, far crescere cellule, metterci grafene. Diciamo che avere un pattern ad alta risoluzione di superfici che vanno da super idrofobico a super idrofilico con tutti gli intervalli di mezzo ti consente per esempio di movimentare. Questo per te, ieri non c'eri, l'ho fatto vedere ai ragazzi. Ti posso far vedere una cosa rapidissima che va un po' nella direzione che dici. Ecco. Diciamo che... Ecco, per esempio, lavorando con... Questi sono dei rods, non sono delle sfere, hanno dei dipoli molto alti, titanium dioxide. Puoi fare delle superfici che vanno da idrofobico a idrofilico, di nuovo idrofobico, attivandole con la luce. Queste le passivi con OH e poi, diciamo, switchandola o mettendo in vuoto, la cosa ritorna indietro, no? Allora, lavorando con tecnologie di questo tipo, in cui tu fai inkjet printing di questi rods praticamente, no? In densità che vuoi, eccetera, tu puoi realizzare delle zone, per esempio guarda questo circuito, questi sono 6 mm, in cui tu sei da molto idrofobico a molto idrofilico, con un gradiente. Allora ci metti una goccia d'acqua e quella si muove da sola per andare nella zona idrofilica, senza movimentazione. Se però ci metti una goccia di acqua e olio, l'olio rimane là e l'acqua si muove. Quindi puoi fare separazione di fasi. Ora, concetti di questo genere, che vanno dall'abon chip al DNA chip all'organ chip o alle litografie di tipo plastico, si possono utilizzare in qualunque situazione. Il discorso è sempre quello di fare un patterning superficiale, tipo inkjet printing, e questo patterning determina le affinità chimiche per le specie che vuoi tu. Quindi la risposta è sì, è più facile dire che vuoi e farlo che pensare a priori quello che potresti fare. È meglio sentire l'applicazione e si fa. Certo, infatti questo qui è sviluppato per microfluidica specifica o per separare fasi. Quell'esempio dell'acqua e dell'olio, guarda, è bestiale, eh? Lì c'è una goccia di acqua e olio su 2 mm, a sinistra idrofobico e a destra idrofilico e oleofobico. Oleofobico. Quindi separi semplicemente per affinità chimica. La cosa bella è che non hai pompette, tubi, quindi fai una microfluidica self-move.
ed è reversibile otticamente, quindi la scrivi con un laser volendo, puoi fare addirittura laser writing su una superficie che è stata tutta quanta coperta di nano oggetti. Sfruttando il veicolo idrofobico, idrofilico, per trascinare magari nanoparticelle all'interno, che può essere un grafene, non so, non completamente strutturato, ma iniettabile, quindi con proprietà minore, si potrebbe ricostruire un ordine a livello sopramolecolare, non proprio molecolare. Sì, però, sì, sì. In teoria, ovviamente uno stampo del genere costerebbe 1 milione, però se fa 1 miliardo di pezzi potrebbe... Probabilmente sì, ci sono anche altre tecniche per fare graphene-like materials, in cui tu fai il grafene invece con gli atomi di carbonio o con delle nanoparticelle direttamente. Cioè se io ti faccio una struttura graphene-like, in cui c'hai atomi invece di carbonio, degli oggetti piccoli disposti con la stessa simmetria, hai delle proprietà che sono impressionanti. Infatti sono graphene-like materials, ed è tutto self-assembling su matrice esagonale. Guarda, è questo campo... è appena iniziato, cioè c'è da diventare ubriachi a pensare cosa si possa fare, veramente è un'infinità di roba. Ah, voi andate a mangiare, non c'è problema. L'ultima cosa, veramente, giusto per dare un... per poi dopo parlare di più, se... ma quel discorso della cellulosa che poi viene modificata superficialmente soltanto a livello delle fibre, e noi abbiamo fatto una piccolissima attività per fare ingerire a alcuni bachi da seta delle nanoparticelle per poi creare direttamente una seta antibatterica. Sì. Esistono però ad esempio colonie batteriche che riescono a sintetizzare nanofibre di cellulosa. Sì. Anzi, adesso qui c'è anche un piccolo spin-off. Sì, 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 sì. E pensare di alimentare questi batteri, modificare il loro metabolismo con altre nanoparticelle per avere proprietà di questa cellulosa completamente diverse. Guarda, allora... una volta pensavo all'MIT, volevano fare un ragno modificato geneticamente che facesse una tela che fosse più resistente, sì, sì, di un composto fibra di carbonio. Allora, dal punto di vista almeno nostro iniziale, ovviamente non è al corrente di queste tecniche, però questi organismi che producono fibre tipo cellulosa hanno un'efficienza bassissima. Cioè noi qui, capisci, prendiamo le tonnellate col camion, le processiamo, abbiamo tonnellate di plastica. Se dovessi fare un batterio quella roba là, avrei bisogno di una incubatrice per un anno. Quindi è un problema proprio di massive production, è un approccio diverso. È chiaro che però se io devo modificare geneticamente ho bisogno del batterio, ma se quelle lì le devo modificare nel mio processo, devo fare un composito. Quindi alla fine devo mettere nanoparticelle nella soluzione iniziale, in qualche modo attaccarle alla fibra che ho ottenuto. Ma noi questa cosa la facciamo abitualmente, però per esempio dal mio punto di vista queste plastiche sarebbero semplicissime da rendere conduttive o magnetiche. Basta che funzionalizzo le fibre da cui parto con nanoparticelle. E queste le faccio, diciamo, in soluzione, no? Non le devo far digerire e in qualche maniera riprodurre. Credo che sia un problema di efficacia. Probabilmente quello che non è raggiungibile con queste tecnologie è la precisione che tu hai dal punto di vista genetico di variare. Però ribadisco, tu puoi fare mutazioni genetiche su quegli organismi, ma le quantità di tonnellate te le scordi. Almeno in questa fase. Oppure vai a un approccio farmaceutico, tipo quelli che fanno, sai, medicinali, eccetera, che hanno però gli stabilimenti, ma di nuovo lì poi il costo non è più comparabile a quello, cioè diventa superiore a quello della plastica da petrolio. Costo di produzione, sicuramente. Poi c'è tutto un costo di filiera che riguarda le barriere normative, e aggiungendo, come dicevi giustamente, nanoparticelle in questo modo ti possono disturbare. Se è metabolizzato, certo, da un batterio. Il problema, sai qual è? È che purtroppo quando parli di plastica il mercato di riferimento è 1 centesimo a chilo, mentre quando parli di medicinali il mercato di riferimento è: siccome muori il prezzo lo faccio io. Quindi allora tutte le volte che noi parliamo con questo mondo ci dicono: guardate che qualunque cosa fate, ricordatevi che partite da un oggetto che costa 1 centesimo al chilo. È il mondo della plastica, no? Quindi è una regola di mercato. Il margine è sulle migliaia di tonnellate, non è sul chilo. L'aspetto regolatorio, beh, hai ragione, però tieni conto che quella questione che ti ho fatto vedere alla fine
della nanoregulation, diciamo, se tu c'hai delle curve universali di tossicità in cui almeno sono identificate le dosi, diciamo, di sicurezza, ecco, noi speriamo di riuscire in qualche anno ad avere una normativa uniso con un numero dietro che ti dice che in concentrazioni bicomolari, quello che è, di quel particolare composto con quella superficie e quella forma, diciamo, c'è un hazard che è basso. È l'unico approccio possibile, perché altrimenti questa roba qua dal punto di vista normativo non sarà mai realmente varata, a meno che appunto non fai metabolizzare a organismi. Sì, comunque anche questo è tutto da fare. Scusami, possono fare delle membrane? L'osmosi inverte in grafene. Senti, i buchi del grafene sono proprio piccoli, nel senso che se vai a vedere l'esagono è una frazione di nanometro. Io non ho sentito parlare di... Allora, non è proprio corretto quello che ho detto. Si fanno delle membrane di grafene, però sono processate. Cioè devi farci una litografia, qualcosa. Quindi la risposta è sì, ma non sfruttando la periodicità intrinseca del materiale. A quel punto puoi introdurre una porosità in qualche modo, periodica o meno. Non mi viene in mente, per me io non sono al corrente di altre cose. Non ho visto nulla. Se mi mandi una mail, oppure se mi dici la tua mail, verifico un attimo perché non sono 100% sicuro della risposta. Può darsi che qualcuno ci abbia provato, ma a me non sembra. Credo che ci sia più che altro un pattern sul grafene per fare delle membrane di un certo tipo. Però verifico. Mandami una mail che così so dove risponderti, ok? Quindi mi hai chiesto per osmosi inversa. Sì. Sì, ma no, se forse per, verifico, non sono sicuro. Secondo me è tutto con patterning sovraimposto, però fammi verificare, non sono sicuro. Va bene. Volevo sottolineare l'importanza, questo per gli studenti, dell'interazione bio-non bio. Tenete presente che la cosa più importante, probabilmente, questo diciamo come contributo alla discussione, è che generalmente le buone idee stanno a metà tra il bio e il non bio. Esiste ad esempio un esempio, in uno degli ultimi numeri di Nature sono stati utilizzati dei nanotubi per fare dei pori all'interno di una membrana plasmatica. Membrana plasmatica propriamente bio, nanotubi propriamente non bio, e sono stati utilizzati gli strumenti della biologia per poter misurare gli effetti della presenza di questi nanotubi all'interno di bilayer lipidici oppure all'interno di membrane. Questo apre, secondo me, molte interessanti cose, perché uno degli aspetti quando diciamo si lavora con il bio è che le nanoparticelle tendono probabilmente ad andare sempre secondo delle vie preferenziali, ad esempio vanno nelle vie dei lisosomi. Bisognerebbe comprendere meglio quelle che sono le basi, diciamo, del funzionamento della biologia, tenendo presente quelle che sono le proprietà delle nanoparticelle. In questa maniera, secondo me, possiamo veramente saltare le proprietà delle due componenti e anche risolvere problemi. Questo non so se voi siete d'accordo con me, Roberto. Assolutamente sì. Grazie. Siccome mi hai lanciato la palla mentre parlavi, ho tirato fuori due cose che non vi ho fatto vedere prima, ma a proposito di quel lavoro che dicevi, stiamo sviluppando una tecnica alternativa che sembra essere molto promettente. Facciamo questi oggetti qui. Questi sono dei tubuli, sostanzialmente sono dei non dei carbon nanotubes, sono polymer tubes. Sono lunghi, però come vedi sono piuttosto piccoli, la parte centrale sarà 80 nanometri. La fabbricazione è molto complessa. Poi vengono gold plated, no? Quindi diventano antenne. Poi come vedi riusciamo a fare qualsiasi tipo di forma, tapered, insomma, c'è veramente, si può fare un sacco di roba anche a bundle.
Quindi la tecnologia è tutta a posto. E con questa andiamo a fare il probe della membrana. E questa è la cosa micidiale, che tu hai diciamo, l'oggetto che funziona da antenna, quindi ha una sensibilità straordinaria perché è plasmonica. E penetra, quindi diciamo, è un tubulo percorribile, e tu hai sia una misura ottica che una misura elettrica, mentre c'è un'attività attraverso la membrana. E ci sono, diciamo, questi chip ordinati con la membrana, ognuno di loro ha un canale di lettura. Questo è veramente molto promettente, perché la sensibilità che ha rispetto a quelli che hanno usato il carbon nanotube, perché questo è plasmonico, no? Allora, il carbon nanotube alla fine è un oggetto abbastanza dismesso dal punto di vista elettrico, non ha grandi proprietà. Questo qui ha una sensibilità come antenna che è paragonabile a quella di prima. Quindi nel momento in cui c'hai la puoi misurare questi intracellular action potential in maniera diretta, con una localizzazione assolutamente precisa, e nel frattempo c'hai sia la parte Raman che la parte fluorescenza, e lo puoi utilizzare anche per applicazioni tipo optogenetics, no? Perché puoi mettere le channel rhodopsin, poi accendi e spegni, e fai, diciamo, puoi inibire specifiche funzioni e riattivarle quando vuoi. Quindi questo è un probe fenomenale. Se vuoi, è il carbon nanotube, diciamo, di nuova generazione, che è metallico all'esterno, quindi dimmi. A proposito di sequenziamento, quindi analisi del DNA, estrarlo, srotolarlo, leggere le basi, eventualmente poi iniziare a interpretarlo, quindi anche tutta la parte di bioinformatica, che inizia a diventare una parte importante e molto costosa, soprattutto per leggere quello che sono i frammenti di DNA per le tecniche che ci sono attualmente. Fate qualcosa o hai idea, secondo te, se può essere questo un mercato promettente o il mercato come si sta muovendo, secondo te? Guarda, noi abbiamo due centri che si occupano di fare sequenziamento e ma high throughput, sai, hanno 6-7 stazioni Illumina e fanno quello. Sono una associata a Policlinico Roma e al Gemelli, e l'altra associata allo IEO. Quindi sono circa 100 persone nostre, 50-50, con due grosse realtà cliniche, e fanno quello. Al momento sembra essere quella diciamo, la strada maestra su grandi numeri, high throughput. Poi abbiamo tutta la parte che ti ho fatto vedere di genotyping, diagnostica, però diciamo single bioevent è la nostra idea, per i motivi che vi raccontavo. No, direi questi sono i nostri due approcci, punti opposti al diametro. C'è di mezzo, c'è tanta altra roba, però noi poi alla fine siamo 1.400 persone, cioè, sono tante, ma non sono infinite. Quindi ci sono delle priorità ben precise e dobbiamo seguire quelle. Cioè, adesso, diciamo, una cosa nuova che abbiamo lanciato, in cui ci crediamo moltissimo, abbiamo lanciato un nuovo gruppo di molecular biology. Abbiamo preso uno da Harvard, che è molto bravo, che è venuto, in realtà viene il 1º gennaio, insomma, abbiamo firmato il contratto, e questo lavora su microRNAs. E quello, secondo me, è un discorso particolarmente serio, soprattutto in combinazione con le nostre tecnologie. Perché se tu potessi portare, invece del drug, il microRNA dentro la cellula, allora cominci a correggere i pezzi sbagliati, beh, quella è una terapia con la T maiuscola. Sì, ora, diciamo, fra 20 anni. Però, diciamo, il concetto è: io nella cellula ci entro, trovo la parte malata, sbagliata, so come arrivarci, eccetera, eccetera, però ci vado a buttare dentro un chemioterapico, oppure un antinfiammatorio. Ok. Ma what if avessi una cosa che posso in qualche modo riscrivere la sequenza, correggerla? Esatto. E lì c'è un sacco di molecular biology da fare, dove c'è molto di encoding su sequenze abbastanza corte. Quindi lì potrebbe essere utile, piuttosto che, sai, il high throughput, avere delle metodologie un po' più specifiche su cui stiamo pensando. Però non è partito nulla, e poi il target è quello che ti ho detto.
Cazzo, l'hai svegliati tutti? Alessandro Sannino, l'animatore. Prova, ok. Professore, io volevo farle una domanda non tecnica, cioè è una considerazione che ho fatto nel sentire tutto quello che ha esposto, partendo insomma dal nano bio, dalla nanoscienza, fino addirittura alla robotica, addirittura alle sonde spaziali e diciamo tutta questa tecnologia che spazia su diversi ordini di grandezza, no? E a giudicare anche dalle applicazioni mediche, no? Lavori che prima venivano effettuati da team di 6, 7, 8 persone in una sala operatoria, potrebbero essere ridotti a semplici interventi fatti al computer in cui un controller fa fare a un robot o a qualche macchina il lavoro di diversi team. Allora mi sono un po' chiesto, anche nell'ottica commerciale di cui ha parlato prima, no? Per cui ci deve essere un'applicazione di mercato e ci deve essere quindi un riscontro economico. Il fatto di ridurre sempre di più il lavoro a, diciamo, compiti molto specializzati fatti da pochissime persone, no? Come si scontra col fatto che siamo 7 miliardi di persone e che dovremmo in teoria, cioè, riuscire a collocare tutta la popolazione umana in un ambito operativo di qualche genere per avere un cosiddetto reddito ed essere inquadrati in questo sistema produttivo? Grazie. Senti, se io non ho una grande fiducia negli economisti, sono specialisti a spiegarci perché hanno sbagliato la teoria il giorno prima, quindi diciamo, lo premetto, però se stai a sentire gli economisti, alcuni bravi ci sono, quando diciamo, vedi i grandi trend, noi ci dicono che i servizi diventano il motore di un'economia avanzata, no? Cioè alla fine cos'è? Il 70% è servizi. Ora scherzi a parte sulle mie battute su economisti, avvocati, controfisici e chimici, ma mi piace scherzare, però diciamo la realtà è che secondo me hanno ragione su questo. Tutte le cose che abbiamo visto oggi, immaginati uno scenario che diventano tutti prodotti, d'accordo? Ma tu hai idea del mercato dei servizi che queste cose aprono? Cioè, se tu avessi paradossalmente diciamo un miliardo di robot, pensa a una società dove tu c'hai un miliardo di robot che coesistono con un miliardo di umani, sto parlando del G20, va bene? Altrove non, un po' più difficile. Allora, qui ci sono quattro filiere. Allora, la prima è la manifattura, che è chiaramente una manifattura tipo automotive, no? Perché poi alla fine fare un robot vuol dire metterci dentro un sacco di roba, è un'automobile complessa, diciamo, no? Quindi potresti pensare una parte di riconversione dell'industria automobilistica in industria dell'automazione, della robotica, che ci sta. Poi hai tutta la parte big data. Oggi il business è quello, no? Ti fanno pagare l'affitto per kilobyte. E siccome qui si parla veramente di big data, ma very, very big data, tu avrai immensi edifici da affittare, edifici per i data ovviamente, da affittare, no? Spazio virtuale, e quindi avrai tutta la parte big provider, Google, Amazon e like, che avranno un grande lavoro. Poi c'è tutta la parte ICT, perché queste macchine devono interagire. C'è l'interazione macchina-macchina e l'interazione macchina-uomo. La macchina comunica con la macchina, ma anche con l'essere umano. E questo dal punto di vista di ICT è una sfida immensa. Altro che Twitter e Facebook. Cioè, c'hai proprio protocolli di comunicazione veloci, tutto. E quindi la telefonia, i big data e l'automotive sono coinvolti. Dopodiché c'è un miliardo di macchine che non sono dei telefoni, sono molto più complesse, che ti richiedono assistenza. Ti faccio notare che quando tu compri un'automobile e fai il tagliando ogni, diciamo, 10.000 km, tenuto conto che la tua velocità media è 50 km orari, tu fai sostanzialmente un tagliando ogni 400 ore, no? Però siccome non guidi 20 ore al giorno, 400 ore, guidando una media di un'ora e mezza, 2 ore al giorno, tu fai un tagliando una volta all'anno, ok? Questa è la reliability della tecnologia che tu conosci oggi. Se tu c'è un robot che lavora 14-15 ore al giorno a casa tua, 400 ore sono 15 giorni, tu non puoi fare il tagliando ogni 15 giorni, no? Allora devi pensare a un meccanismo di technical assistance, di servizio, tutto delocalizzato, in rete, eccetera, che non dico che ti assume tante persone quanti robot avrai in giro, ma ti apre un mercato completamente nuovo.
No, dicevi, c'è il potenziale di? Dicevo, ma c'è quindi davvero il potenziale di poter poi collocare ogni persona sulla faccia della Terra? Cioè, io trovo che tutto questo sia sempre un appannaggio delle nostre società più avanzate e che ci sia una larga fetta di persone che sarà sempre esclusa da questi avanzamenti. Sì, allora, con la mappa del pianeta attuale sono assolutamente d'accordo con te. Cioè diciamo, ci abbarbichiamo su tecnologie, abbiamo un telefono 1,7 a testa, abbiamo probabilmente un condizionatore a testa, 0,5 televisore a testa, eccetera. Altrove questa cosa non c'è. Ok, questo attualmente è una disparità molto forte. Però nello stesso tempo, diciamo, se tu crei delle tecnologie che sono più sostenibili, più a basso costo, puoi pensare che queste tecnologie in qualche modo si diffondano. Guarda i telefonini, no? Ok, guarda, benissimo, guarda le plastiche. Allora, è vero che tu da un lato forse togli dei posti di lavoro, ma immaginati la filiera del recupero del materiale plastico. Ecco, mi raccontava, c'è un investitore con cui stiamo parlando, che mi diceva che, dunque, se non sbaglio è la Costa d'Avorio, non mi ricordo se è Costa d'Avorio o Costa Rica, più probabilmente è Costa d'Avorio, produce il 30% del cacao del mondo, che il mercato della cioccolata è un mercato ovviamente enorme, no? Ora, in queste terre mi raccontava, loro hanno questo problema che rompono i baccelli e li buttano per terra. Ora, di anno in anno, la macerazione, gli acidi, eccetera, stanno riducendo la capacità di produrre, quindi, perché il terreno non viene pulito e questi, sai, questi scarti alla fine cambiano la biochimica del terreno. Però non me ne intendo, ma insomma, immagino che sia molto ragionevole. Allora, loro dicevano, il primo produttore al mondo di cacao rischia, per un problema di arretratezza nel meccanismo di raccolta e distribuzione dello scarto, di diventare marginale, perché gli sta calando di non so quanti per cento ogni anno la resa del terreno. Allora, immaginati che prospettive di lavoro aprirebbe, certo non lavoro software, ma lavoro appunto da agricolo, se a quelle terre tu dicessi, cominciate a fare una filiera del recupero del baccello che sistema in certe vasche, in certe zone, eccetera, questo garantirebbe un incremento di nuovo della produzione del cacao, ma anche un mercato completamente nuovo per la pipeline di raccolta della fibra. Allora, il punto è che uno, le tecnologie le sviluppa perché c'ha in mente un problema e deve risolvere quel problema. Sviluppando tante tecnologie, di solito ci sono tutta una serie di situazioni al contorno che ti sviluppano lavori nuovi e invariabilmente te ne cancellano altri, no? Perché è ovvio che l'avvento di certe tecnologie ti fa sparire certi lavori, ma probabilmente te ne crea altri. È altrettanto ovvio che su grandi scale quello che dici tu è corretto, cioè i 5 miliardi di terrestri che non vivranno nei prossimi 10 anni, 15 anni, in paesi molto avanzati, quelli hanno problemi molto più importanti. Ma infatti io ieri la mia introduzione è stata, qui c'è gente che ha un'aspettativa di vita che aumenta di 3 mesi all'anno, 3 mesi all'anno noi, e nel 20% della popolazione del pianeta, e gli altri che sono costanti se gli va bene. Il problema più grosso in questo momento è questo. Quindi io vedo tutta una filiera degli alimenti, la filiera dell'acqua, la filiera dell'agricoltura. Quelle sono cose che purtroppo andrebbero viste in maniera un po' più globale. Io, cioè, mi permetto di far notare che credo si spenda 1 miliardo di dollari al giorno, 1,5 miliardi di dollari al giorno in guerre. Guerre. Allora, sai, io questo te lo dico come padre di 3 figli o come cittadino. Io vivo in un pianeta dove ogni giorno si spende 1 miliardo, 1,5 miliardi di dollari per finanziare guerre. Dice, ma l'industria bellica crea lavoro. Vabbè, capito. Facciamo così, datemi quel miliardo e creo i posti di lavoro nuovi senza fare la guerra a nessuno. Sai che c'è quell'ipotesi, no? Quello scenario assolutamente fantasioso che dice: facciamo così, prendete questo miliardo, 500 teneteveli e 500 dateli ai popoli con cui siete in guerra e vedrete che dopo 2 anni non ci sarà più nessuna guerra. Gli facciamo le strade, le scuole, gli ospedali, smettiamo di bombardarli. Beh, mi pare che quel contratto sia stato incidentalmente ridotto. Parli degli F-15, no? Dei Tornado. Vabbè, sì. Se vogliamo parlare di contraddizioni, ce n'è quante ne vuoi, però dico anche che non è il mio mestiere. Cioè, io poi sono disgustato come chiunque. Sì. No, da cittadino, certo. È che se vuoi
tu puoi fare le cose più ragionevoli, razionali e giuste del mondo. Poi se cerchi di inquadrarle in qualcosa di globale, puntualmente dici, ma perché le faccio? Questo è sempre vero, purtroppo. Perché viviamo in un'epoca di contraddizioni profonde. Poi secondo me c'è anche un problema di fondo. La nostra razza è una razza che fa la guerra, da quando è nata. Cioè, guarda che non è da sottovalutare questa cosa. Noi siamo comunque una razza predatore. E questo emerge, è come se tu in uno zoo di tigri e leoni ci avessi una tigre, dice, io sono uno scienziato, faccio delle tecnologie per curare le ferite, quelli ti guardano, cretino, io me li mangio gli altri e tu curi le ferite. Lo so, è così. però non ho proprio una risposta, mi rendo conto di quello che dici, sono perfettamente consapevole, ma... Io vorrei, diciamo, continuare su questa linea, no? Perché abbiamo parlato dei miliardi che si spendono in guerre, poi ci ha fatto vedere il centauro dicendo poi che quello della Boston Dynamics è addirittura più avanzato perché ha applicazioni militari. No, quindi... non ho detto che è più avanzato, ho detto che è più potente. È più potente. Quindi, non è più avanzato. La mia domanda è, secondo lei, visto, diciamo, i soldi che si spendono sicuramente molto maggiori in campo militare, qual è il vero livello della a cui è arrivata la tecnologia? Perché sicuramente ai nostri occhi quello che ci circonda non è realmente, secondo me, il livello a cui è arrivato l'uomo in ambito militare, cioè anche guardando ciò che può trapelare attraverso varie fonti di informazioni. Ma non lo so, io credo che la tecnologia militare, ovviamente su certe cose, sia un po' più avanzata di quello che ci dicono. Sicuramente ci sono aerei sperimentali, armi sperimentali, cose di questo genere, no? Però non sarei così convinto che tutto ciò che è militare è più avanzato, che i militari facciano chissà poi quante cose, insomma, da un certo punto di vista le tecnologie di cui parliamo noi, quelle per, non so, per la medicina, per la ecco, voi siete più o meno biotecnologi, no? Da quel punto di vista credo che comunque siano tecnologie per l'essere umano, siano tecnologie che ancora il mondo accademico, anche il mondo delle grandi industrie, quelle, diciamo, che hanno un minimo di visione per il futuro, sia insomma, lo stato dell'arte sia lì, non sia militare. Poi sai, adesso io sono forse stato perché sono invecchiato ormai, ma la difesa di un paese... o perlomeno gli investimenti militari alle volte hanno anche portato ad alcune tecnologie utilizzabili. Ci sono dei momenti in cui è importante avere elicotteri molto potenti, macchine da sbancamento molto potenti, sai, quelle tecnologie appunto pesanti, militari, no? Che ti servono nei grandi momenti di bisogno. Poi ovviamente sono state pensate più o meno direttamente per fare la guerra. Certo, sì. Però, insomma, attenzione ragazzi, perché abbiamo avuto esempi classici del fatto che anche oggetti pensati per uso civile usati da un pazzo diventano armi di distruzione di massa. Il Boeing 737 che ha buttato giù le Torri Gemelle non era un aereo da guerra, era un aereo pensato per trasporto civile che però usato da un pazzo diventa un'arma di distruzione di massa. Se voi prendete un'automobile cittadina col cruise control a 150 all'ora su Viale Gallipoli è un'arma di distruzione di massa, però è un'automobile cittadina. Quindi, insomma... C'è sì la questione militare su cui siamo tutti d'accordo, però c'è proprio di un uso intelligente, etico della tecnologia, perché il vero punto è educare le nuove generazioni al fatto che la tecnologia è un aiuto importante, ma la tecnologia non ha un'etica, la tecnologia è tecnologia, va usata in maniera intelligente, no? Alla fine sono gli stupidi quelli che usano male le cose, quindi poi è sempre un fatto di educazione, di esseri umani. No, il modo intelligente di utilizzarlo, no, era una cosa un po' più nobile quella che pensavo. Vedi, per esempio, guarda adesso, guarda quanta poca divulgazione scientifica si fa, no? Se tu vivessi in un paese più educazione scientifico-tecnologica nelle scuole, più divulgazione scientifica in televisione, eccetera, io penso che le nuove generazioni nascerebbero con una coscienza anche sociale, crescerebbero con una coscienza sociale e civile dell'importanza dell'uso di una tecnologia in una società moderna. Ti faccio un esempio banale, ecco, parliamo di OGM, no? Allora, l'OGM
è demonizzato, assolutamente, è visto come una cosa molto ideologicamente demonizzato, però non c'è mai stata una discussione vera, dove tu metti scienziati con punti di vista diversi e dati diversi di fronte al pubblico che discutono queste cose. Tenuto conto che tutto quello che c'è in natura è un OGM, perché noi siamo tutti organismi geneticamente modificati, ci siamo modificati nell'arco di qualche milione di anni, ma ci siamo modificati, allora il problema dell'OGM non è che l'OGM è uguale schifo, è solo che l'OGM artificiale l'ha fatto molto più velocemente di quanto l'abbia fatto la natura, che è già un cambio di paradigma. Perché non ne discutiamo queste cose? Allora, una coscienza scientifica, tecnologica e quindi civile, te la fai discutendo e affrontando i problemi in maniera aperta. Invece noi, soprattutto in Italia, ci sono contrapposizioni ideologiche che sono spaventose. Io l'ho visto sugli OGM, l'ho visto anche su... Guarda il nucleare. È una cosa tremendamente emozionale. Tremendamente. Persino da governi notoriamente poco emozionali, da nazioni poco emozionali come la Francia, la Germania e il Giappone. È un fatto assolutamente emozionale. Però io non ho ancora sentito dire qualcuno che va bene, non facciamo il nucleare perché è pericoloso e ci sono le scorie. Ok, sono d'accordo. Allora limitiamo i kilowatt delle automobili, il numero di televisori che abbiamo in casa, il numero di elettrodomestici, limitiamo la produzione industriale, è quella che viene chiamata la decrescita felice, no? Allora, bisogna essere molto chiari, noi consumiamo nel mondo non so quanti terawatt di potenza ogni anno, continuiamo a crescere perché gli economisti dicono che dobbiamo crescere, noi continueremo a crescere, l'energia sarà sempre di più quella necessaria. Allora, no al nucleare? Perfetto. Siccome l'energia si conserva, a un certo punto, no, o smettiamo. Quindi qualcuno a un certo punto dovrà dire mi ero sbagliato. Invece, secondo me, queste cose dovrebbero essere affrontate facendo una pianificazione a 20 anni. Ci sono poche nazioni nel mondo che lo fanno. Veramente poche. Io penso che l'etica, secondo me, viene dalla conoscenza. Non bisogna avere paura di ciò che non si conosce. Questa, secondo me, è la prima regola. La seconda regola, la dicevo ieri, è ogni nostra azione ha una conseguenza sull'ambiente, sul pianeta, sulla natura. Allora, se la soluzione è io non mi muovo, così non ho conseguenze, vabbè, non è una soluzione. L'altra soluzione è dire no, io non discuto il futuro, non lo voglio sapere, vado avanti alla giornata, anche questa non è una soluzione. Io penso che tu insomma, una società civile dovrebbe fare un discorso di foresight, no? Di vedere, cercare almeno di prevedere scienza e coscienza, sapendo che qualunque cosa facciamo ha delle conseguenze e facendo del proprio meglio perché queste conseguenze siano, diciamo, minimali, non dico nulle. Ma questo richiede studio. Noi siamo pieni di consulenti, di avvocati, di gente che fa le norme senza entrare nel merito. Per me l'etica parte da qua. L'etica vuol dire prima il contenuto e poi il contenitore. Invece è tutto contenitore. Ecco, io la girerei in questo modo, dopodiché non ho una soluzione. Il tuo problema è un problema di tutto il pianeta. Come ti dicevo, ho 3 figli, sono preoccupato per loro, non per me. Come? Ok, figurati. Ringraziamo i ragazzi per la domanda e anche il professore per aver risposto a questa domanda. Se ci sono altre domande tecniche, di carattere tecnico-scientifico. No, anche non tecniche, va bene, ci mancherebbe. No, va bene. Grazie. Ok, grazie a tutti.